cari amici del Volto del Ring, benvenuti in questo nuovissimo episodio della Ring of Volto. Siamo arrivati al pay-per-view Hunting Ground, ci attende una serata davvero pazzesca e dunque partiamo subito col primo match della serata. Titolo femminile della Ring of Volto in palio. Da una parte abbiamo la sfidante, l'ex Miss Volto in the Bank, Emily O'Grady, mentre dall'altra abbiamo l'attuale campionessa femminile, la regina della Ring of Volto, Queen Marika. Eccoci qua in diretta, amici, per il primo match della serata. Il seguente incontro è un 1 contro 1 ed è valevole per il titolo femminile della Ring of Volto. E la prima atleta a fare il suo ingresso è la sfidante, lei è Emily O'Grady. E la sua avversaria è la campionessa femminile della Ring of Volto, Queen Marika. Ed ecco qua la schermata che ci ricorda che il titolo femminile è in palio. E dunque vi ricordo che da un lato c'è la sfidante, lei è la ex Miss Volto in the Bank, Emily O'Grady. Mentre dall'altra abbiamo l'attuale campionessa femminile, nonché la regina della Ring of Volto, Queen Marika. Ed ecco qua che la campionessa consegna la sua cintura nelle mani dell'arbitro, che poi si reca dalla sfidante per mostrargliela e poi si reca al centro del ring e la alza. Il titolo femminile è in palio e dunque la contesa può avere inizio. E dunque ci siamo, si parte! Oddio, Emily O'Grady subito all'assalto, ultra guerrita. Adesso guardate come colpisce con questi stomp ultra violenti qui in Marika. Mio Dio, l'ex Miss Volto in the Bank, guardate quanto è incazzata. Adesso rimette in piedi la regina, continua a colpirla senza alcuna sosta. Che violenza inaudita, qui in Marika adesso è lì alle corde, è in difficoltà, ma adesso si scrolla di dosso la rivale con questo back body drop, poi dopo la prende, attenzione! Drop kick, la fa volare all'esterno del quadrato e adesso sì che la regina può prendersi la sua meritata rivalsa. Rimette in piedi Emily, poi dopo la riporta sul quadrato e dunque si prosegue, si torna dentro al ring. Ancora qui Marika, sì, approfitta del momento favorevole, colpisce Emily O'Grady, poi dopo la fa rotolare in una zona più centrale del ring, la afferra per la testa e la sbatte ripetutamente al tappeto. E adesso guardate, prova lo schienamento, ma qua
La sfidante si rialza al conto di zero, non ne vuole sapere di rimanere al tappeto, anzi colpisce subito Queen Marika, che però no, la evita, passa al contrattacco. Discus forearm, schienamento, no. Emily O'Grady riesce a rialzarsi al conto di uno. La contesa prosegue, intanto Emily abbatte Marika in rincorsa e riesce in qualche modo a tornare in vantaggio, però lo schienamento non va a buon fine. Adesso qui Marika, no, che succede? Evita un calcio di Emily, se la carica sulle spalle. Oddio, la sua manovra speciale. Qui la regina può provare a chiudere. Uno, due, no! Emily O'Grady si rialza. Marika dice all'arbitro: cosa? Solo due? No, è colpa tua, sei troppo lento. Quello era un tre, quello era tre. Allora prende Emily, prova in reship, no, riversata da O'Grady, che però no, subisce una testata da parte di Queen Marika, che prova in reship, no, ancora Emily che non ci sta, che ribalta ancora tutto, prende Marika, la sbatte contro l'angolino, poi dopo, oh mio Dio, che bellissimo German suplex, mette a segno Emily, che adesso guardatela, infierisce con questi stomp violentissimi contro la campionessa, poi dopo la rimette in piedi, adesso guardate, la sbatte lì contro angolino, ma no, qui Marika non ci sta e ribalta tutto, incredibile, guardate, oh mio Dio, ma che manovra spettacolare da parte della regina, che adesso continua a infierire, leg drop in rotazione, poi adesso prende Emily, attenzione, la scaraventa verso l'angolo, qui Marika prende la rincorsa, monkey flip signori, che spettacolo, ancora la regina, prende Emily, la rimette in piedi e poi dopo mette a segno la sua manovra speciale. Sì, signori, adesso prende Emily e qua, ragazzi, è pronta a chiudere. Queen Marika con il suo pile driver. Tanti saluti, arrivederci, buonanotte. Uno, due, no! Emily O'Grady si oppone. Non ci credo, allora Queen Marika la prende, la rimette in piedi, ma qua ragazzi Emily basta, ne ha le scatole piene, prende Queen Marika, la manda all'angolo, rincorsa e c'è un forearm davvero spettacolare, Emily O'Grady però non si ferma signori, eh no, sale sul paletto, leg drop e trafigge la campionessa, ancora Emily O'Grady, carica mille, prende Queen Marika, se la inzaina, oh mio Dio, exploder suplex e poi dopo guardate, sì, sì, Emily O'Grady si carica, sa che è il momento giusto, prende Queen Marika e la intrappola nella sua finisher, nella sua sottomissione, Queen Marika sta per cedere, sì, sì, è la fine, no, no, Queen Marika spinge via Emily O'Grady, poi la colpisce, no ragazzi, ancora Emily O'Grady che non ci sta e passa al contrattacco, guardate, prende Queen Marika e oh mio Dio, con questo pugno la fa finire all'esterno del quadrato, non ci credo ragazzi, che potenza di percosse, ancora le due che se le danno di santa ragione, ma qua ragazzi Queen Marika non ci sta e passa al contrattacco, oh mio Dio, prende Emily e la schianta al tappeto, poi dopo la prende, la rimette in piedi, no, adesso Emily che ribalta tutto e manda Queen Marika contro la barricata e la rimanda una seconda volta, no, Queen Marika la prende, la spinge via e adesso è lei che la mette sulla barricata e poi dopo no. No, no, che fa? Oddio! Non ci credo. Queen Marika sfonda la barricata. Queen Marika sfonda la barricata. Che prodezza da parte della regina. Oh mio Dio. E il pubblico che grida This is awesome. Intanto l'arbitro è arrivato al conto di 8. Ma no, Queen Marika torna codardamente sul ring. Si sottrae al combattimento. Non ci credo. E permette all'arbitro di arrivare al conto di 10. Quindi Marika vince per count out e conserva il titolo femminile della Ring of Honor. Che vittoria! Io direi molto, molto, molto astuta. Avrei qualcosa da ridire, ma vabbè. Staremo a vedere cosa riserverà il futuro alla regina della Ring of Honor. Mi sa che fra queste due, ragazzi, mi sa che non è ancora finita. Però adesso passiamo al prossimo incontro, dove avremo in azione J. Cruz contro i leader dei Bad Guys, Anthony Gutierrez. Eccoci qua, andiamo in diretta amici, il seguente incontro è un 1 contro 1. Il primo atleta fa il suo ingresso in rappresentanza dei Bad Guys, lui è Anthony Gutierrez.
E il tuo avversario è Jay Crew. Praying on your weakness, spilling all your secrets. Now it's open season. Tell your love. Step back, get in your place. Shots fired in your face. Like love, we set the pace. Standing on the edge. Rise, we will rise to the fire. E dunque ci siamo, si può partire. Anthony Gutierrez contro Jay Cruz. E dunque ci siamo, l'arbitro inizia la contesa. Oh mio Dio, Anthony Gutierrez fa subito valere tutta la sua superiorità fisica. Oh mio Dio, guardate! Porca miseria, che violenza di percosse e danni di Jay Cruz, che sta subendo delle botte davvero incredibili ancora. Anthony Gutierrez, porca miseria, gliele sta dando davvero forti, forti, forti. Il leader dei bad guys, che guardate adesso, oddio, gli rifila pure una craniata da dietro. Non ci credo. Guardate Cruz quanto è sofferente. E ancora Anthony Gutierrez, che continua ad infilire con queste scarpate davvero violentissime. Adesso rimette in piedi il suo rivale, poi dopo lo manda all'angolino. Rincorsa di Gutierrez, braccio teso. Poi dopo, guardate, va in diagonale. Spallata, poi dopo sistema il suo avversario e guardate cosa fa. No, oh mio Dio, vertical suplex. No, gli fa andare tutto il sangue al cervello, non ci credo. Anthony Gutierrez impazzito. Oh mio Dio, e qua è la fine. 1 2. No, Jay Cruz non si arrende, non ci credo. Cruz non si arrende. Anthony Gutierrez appare evidentemente stizzito. Intanto guardatelo, continua ad infierire in modo davvero incessante ai danni del povero Cruz. Intanto il pubblico fischia contro il leader dei bad guys, che adesso guardate sbatte il ginocchio di Cruz al tappeto. E poi dopo guardate, no, ancora lo prende, lo rimette in piedi. No, oh! Che botta, che suplex. Intanto Cruz, guardatelo, si rifugia lì nella zona dell'apron. Gutierrez lo attende al varco. Ma qua, signori, Cruz, no! Si lancia in springboard e va a vuoto. No, Anthony Gutierrez lo schianta al suolo con la sua finisher. Non ci credo. È finita. 1 2. No, Jay Cruz si rialza. Gutierrez dice all'arbitro: cosa? Solo 2? Ma non è possibile. E intanto guardatelo, si mette in piedi Cruz, che però no, basta, non ci sta. Jay Cruz passa al contrattacco, eh sì, adesso sale lì sul paletto, si lancia, oh mio Dio, che attacco in tuffo bellissimo, schienamento, no, Gutierrez si rialza al conto di 0, non ci credo. Allora Cruz lo prende, inizia a colpirlo, sì, calcioni, e poi dopo lo colpisce in faccia, e poi dopo standing, shooting star press. Grande Jay Cruz, che non si ferma di certo qua, guardatelo, si carica, sì, grande Cruz che si carica, dice a Gutierrez: vieni qua. Infatti Gutierrez non si fa attendere, ma Cruz è astutissimo, e allora prende Gutierrez, guardate, lo manda sulle corde, Irish Whip, German Suplex, bellissimo, schienamento, no, Gutierrez ancora una volta si rialza, non ci credo. Allora Cruz lo prende, lo rimette in piedi e continua a colpirlo. Ma qua Gutierrez, no, stronca tutto con un braccio teso. Cruz adesso si rifugia lì, nella zona dell'apron. Mamma mia, leader dei bad guys, lo prende, lo acchiappa. Belly to belly suplex, mastodontico. E riporta Cruz sul ring.
Ancora Gutierrez, lo rimette in piedi, ma qua Jay Cruyff basta, non ci sta, lo manda all'angolo, rincorsa, sì, e lo colpisce, e adesso prova lo schienamento, vediamo, uno, no, Gutierrez è veramente un autentico colosso, oh mio Dio, ci vuole ben altro per abbatterlo intanto, dal nulla colpisce Cruyff con un calcione, non ci credo, poi prova di sweep, no, deve essere stata la Jay che adesso sì, lo colpisce nuovamente e lo manda al tappeto. Grande Jay Cruyff che adesso lo prende, lo rimette in piedi. Sì, la sua ginocchiata speciale. Poi guardatelo, sale lì sul paletto. E qua ragazzi, 5 Star Frog Splash. 5 Star Frog Splash, clamoroso. È finita, 1, 2... No, Anthony Gutierrez si rialza, non ci credo, ha resistito a questa combo davvero spettacolare, oh mio Dio, la Cruyff continua a inferire, e ancora, e poi dopo standing shooting star press, porca di quella miseria, questo match ragazzi è davvero pazzesco, incredibile, adesso Cruyff prova di sweep, attenzione, guardate che fa, che bel calcio, sulla faccia di Anthony Gutierrez, poi Cruyff lo rimette in piedi, ma Gutierrez dice no, dove vuoi andare, che io sono molto più grosso, infatti continua ad inferire, lì fiaxo sganascione devastante, poi ancora lo colpisce Anthony Gutierrez con tutta la sua forza, poi dopo lo prende, attenzione, lo rimette in piedi, no, ancora vertical suplex, non ci credo, ancora gli fa andare il sangue al cervello. Oh mio Dio, no, ancora Gutierrez, porca miseria, che botta devastante, mio Dio, adesso rimette in piedi Cruyff, è pronto a chiudere, ma qua signori, Jay Cruyff basta, non ci sta a passare al contrattacco, non ci sta, infatti con un body slam lo manda al tappeto, e poi dopo ancora al paletto si lancia, grande Cruyff, che poi adesso, guardatelo, standing shooting star press, adesso si gasa, sì, Cruyff si gasa, rimette in piedi Gutierrez, un bello sgambettino, sì, intanto Anthony, no, che fa, si rifugia lì, adesso nel quadrato, allora Cruyff, guardate, si lancia, mamma mia, che spettacolo, entrambi gli atleti sono al tappeto, porca miseria, l'arbitro inizia a contare, arrivato a 2, Jay Cruyff però guardatelo, è tenace, non molla e si rialza per primo, colpisce Anthony mandandolo contro il palo esterno e ancora lo fa sbattere lì contro il palo esterno, che botta devastante e l'arbitro continua a contare, attenzione, è arrivato a 5, Cruyff prende Gutierrez, lo riporta sul quadrato, mamma mia, è qua ragazzi, mi sa che Cruyff è pronto a chiudere, no, Anthony Gutierrez, non ci sta e passa al contrattacco, poi dopo prende Cruyff, attenzione, guardate, lo solleva, usa la terza corda come trampolino, ma che bello, poi dopo lo prende, lo rimette in piedi, e qua ragazzi, ancora il suo vertical suplex, no, non ci credo, basta, guardate che bomba, bellissimo, adesso prende Cruyff, lo rimette in piedi e basta, ancora la sua finisher, e qua ragazzi è il momento dei saluti, 1, 2, no, Jay Cruyff ancora si rialza, ma non ci credo, allora Gutierrez continua a insistere, lo rimette in piedi, continua a colpirlo, ma qua ragazzi Cruyff basta, Cruyff non ci sta, continua a inferire, ma sei di calci sul leader dei bad guys che però no, lo colpisce, e poi ancora Anthony Gutierrez, no, ancora Jay Cruyff, no, ancora Gutierrez, braccio teso e stronca tutto, no, che peccato, adesso prende Cruyff, lo rimette in piedi, ma qua ragazzi Cruyff dal nulla, non ci sta, basta, Cruyff shot, però Cruyff, no, non è abbastanza perché Anthony gliene ha fatte troppe e quindi ancora Cruyff shot, oh mio Dio, però no, Jay Cruyff ancora gliela vuole far pagare per bene e quindi c'è pure una terza Cruyff shot e qua ragazzi
È finita! 1, 2 e 3. Jay Cruz sconfigge Anthony Gutierrez, patrimonio di un match davvero pazzesco. E dunque Jay Cruz può esultare, vittoria bellissima per lui. Adesso amici è tempo di passare al prossimo incontro, titoli di coppia della Ring of Volto in palio. Da una parte abbiamo gli sfidanti Prince Adams e il suo amico Dusty Myers contro i campioni di coppia in carica in rappresentanza della Society, Bob Richards e King Nathan Robinson. Eccoci qua, andiamo in diretta amici, il seguente incontro è un tag team match ed è valevole per i titoli di coppia della Ring of Volto. E per quanto riguarda il team degli sfidanti, il primo atleta a fare il suo ingresso è Prince Adams. E il suo tag team partner è Dustin Myers. E i loro avversari sono accompagnati dal loro leader Mattia. Loro sono i campioni di coppia da Ring of Volto, Bob Richards e King Nathan Robinson.
Ed ecco qua la schermata che ci ricorda che i titoli di coppia della Ring of Volto sono in palio. E dunque da una parte vi ricordo che abbiamo gli sfidanti Prince Adams e Dustin Myers. Mentre dall'altra abbiamo i campioni di coppia in carica in rappresentanza della Society, King Nathan Robinson e Bob Richards. E dunque l'arbitro si presenta dai campioni per prendere le cinture. E poi le alza al centro del ring. Dunque la sfida titolata può avere inizio. E dunque ci siamo, l'arbitro inizia la contesa, Prince Adams parte subito l'attacco, ma qua ragazzi, Bob Richards non ci sta e contrattacca, no, ancora il principe della Ring of Volto che prende il campione di coppia, mio Dio, lo manda al tappeto con un body slam, ancora Prince, guardate, afferra Richards per un braccio, lo trascina al centro del ring, poi dopo no, inizia ad infierire con queste scarpate violentissime, oh mio Dio. Ancora Adams, prende Richards, lo rimette in piedi, prova in sweep che però no ragazzi, viene riversata dal component della Society che però no, subisce il contrattacco da parte di Adams che adesso guardate, al ritorno sul ring, prende per un braccio Richards, attenzione, Bob è lì in difficoltà, è in ginocchio però poi riesce con questi pugni sullo stomaco a liberarsi di Adams che però guardate ancora come passa il contrattacco, prova! Una botta devastante, ma qua signori, Richards ribalta tutto con un belly to belly suplex. E adesso prende il principe e lo spedisce direttamente verso il suo angolino per dare poi il cambio a King Nathan Robinson. Guardate la collaborazione fra i due, incredibile. Nathan va per lo schienamento, uno, niente da fare, colpo di reni da parte del principe della Ring of Volto che adesso subisce un calcio sulla schiena, ma Adams si rialza incazzato, non ci credo, inizia a colpire King Nathan, oh mio Dio, belly to belly suplex, grande dimostrazione di forza da parte di Adams che adesso, guardate, lo prende, lo rimette in piedi, poi dopo lo manda sulle corde con una bella re-sweep, ma qui King Nathan non ci sta e passa al contrattacco, incredibile, adesso prende Prince, guardate, oh mio Dio, lo appende lì sulla terza corda, che violenza di percosse, poi dopo colpisce Myers, incredibile, e adesso se la prende ancora con Adams che però no, non ci sta, e guardate, oddio, lo manda al tappeto con questa manovra devastante, grande Prince che vuole forse rincarare la dose, infatti prende King Nathan, sì, Death Valley Driver, e lo manda giù, prova a chiudere, uno, due, no, King Nathan si rialza, incredibile, allora Adams si affretta, guardate, lo prende, lo rimette in piedi, a sweep che però no, viene riversata dal re della Rov che però no, subisce il contrattacco dall'Epron, da parte di Prince Adams che adesso, oh mio Dio, lo manda al tappeto con questo body slam e poi dopo c'è il cambio per Dustin Myers, un autentico bronzo di Riace che adesso, guardate, presa con la scarpa sullo stomaco di King Nathan, oh mio Dio che violenza, poi dopo un calcione sulla nuca, poi adesso lo mette seduto, attenzione, Ulistro fino alla mano lì sulla faccia, oh mio Dio che violenza inaudita, ancora Myers sfrutta tutta la sua potenza, prende King Nathan, attenzione, lo manda lì, la zona dell'Epron, ma qua signori, che sganascione gli ha rifilato il re della Rov che adesso guardate torna sul quadrato e continua a colpirlo, ma qua signori Myers, oh mio Dio, lo colpisce in rincorsa, ma che botta, va per lo schienamento, niente da fare, King Nathan non ne vuole sapere di rimanere al tappeto, intanto Bob Richards sta chiedendo il cambio, ma Myers gli dà un bel pugno e lo leva dalle palle, poi dopo prende King Nathan, attenzione, lo porta lì nella zona dell'Epron, poi guardate, no, lo riporta sul ring, che sollevamento, poi adesso guardate, lo trascina verso il centro del quadrato, e poi dopo, oh mio Dio che ginocchiata, devastante, adesso rimette in piedi il campione di coppia, e poi dopo, no no non ci credo, mette a segno la sua manovra speciale, oh mio Dio che impatto, poi colpisce Richards, lo butta fuori, e qua ragazzi va a vincere, non ci credo, uno, due, no, King Nathan si rialza signori, incredibile, Myers si mette le mani in testa, non se l'aspettava, King Nathan prova a colpirlo, ma niente da fare, guardate Myers, grande reazione da parte sua che lo manda all'angolo
E poi c'è il cambio per Prince Adams, che tra nel match ancora i due grandi amici che agiscono in collaborazione. Ma che bello! Ma che bello! Ma avete visto che manovra bellissima? Adesso Prince, guardate, oh mio Dio, con questo sganascione, manda al tappeto King Nathan, fuori in corsa alle corde, leg drop. Mamma mia, questo match è davvero pazzesco. Ancora Adams, prende King Nathan, prova a colpirlo, ma qua ragazzi, il re della Rove ne ha le palle piene, infatti prende Prince Adams, lo porta all'angolo e lo colpisce. Ancora King Nathan, di nuovo, impatto devastante, poi dopo c'è il cambio per Bob Richards, che torna nel match e adesso si avventa con questi stomp violentissimi su Prince Adams. Mamma mia signori, che violenza di percosse. Adesso guardate, Bob lo prende, lo manda all'angolo, rincorsa, oh mio Dio, lo abbatte. Intanto Myers chiede il cambio, ma Bob Richards, guardate cosa gli fa, gli fa pagare per bene, lo butta fuori dal ring. Poi dopo prende Prince Adams, attenzione, lo tiene in verticale. Sì, sì, guardate, oh mio Dio, è pronto a rifilargli un bel vertical suplex. Sì, sì ragazzi, sì, sì, grande Bob Richards, che adesso prende in corsa, oh mio Dio, leg drop sul principe della ring, oh, volto. Poi dopo lo prende, lo manda all'angolino, una ginocchiata, e poi dopo lo sdraia lì per bene. Poi adesso dalla seconda corda si getta su Adams, intanto Myers chiede ancora il cambio, ma qua ragazzi Richards se ne fotte altamente. Eh sì, un bel braccio teso su Adams, eh sì. E poi dopo c'è il cambio per King Nathan Robinson, che torna nel match. E adesso guardate, prende Prince Adams, lo colpisce, no, non ci credo, oh mio Dio, Olympic Slam, e prova a chiudere, 1, 2, no, Prince Adams si rialza, non ci credo, King Nathan è arrivato vicinissimo alla vittoria con la sua finisher. Intanto Adams si destreggia con un doppio calcio, ma King Nathan si rialza, oh mio Dio, che spallata poderosa. Poi dopo li mette in piedi Prince, braccio teso, ancora braccio teso, in corsa alle corde, drop kick, veramente spumeggiante, incredibile, fantastico. Adesso King Nathan prende Prince, sì, e vai, lo porta all'angolo, no, gomitata di Prince, che adesso lo stende con un bel drop kick. Grande Prince, che adesso va all'angolo e torna da Dustin Myers, che torna nel match. Eh sì, sì, che lo spettacolo continui ragazzi. Ancora sì, Myers, che guardatelo, continua a pressare con la scarpa sullo stomaco di King Nathan Robinson. Poi dopo, guardate, lo prende, attenzione. No, no, no. Oh, che bel Fisherman suplex. Intanto Bob Richards vuole il cambio, ma niente da fare, niente da fare. Adesso Myers, no, 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 che vuole fare? Vuole provare un vertical suplex ai danni del re della Rove. Guardate. Oh mio Dio. Per quanto tempo lo sta tenendo in verticale? Oh mio Dio, ma che spettacolo! Che spettacolo! King Nathan Robinson in estrema difficoltà. Ancora Myers, ma qua ragazzi basta. King Nathan non ci sta e quindi passa al contrattacco. Grande, grande, tanti sganascioni. No, ancora Myers, no! Ancora King Nathan, no ragazzi. Ancora Dustin, che adesso continua a colpirlo. Ma qua ragazzi, il re della Rove colpisce ancora più forte. Body slam e poi dopo rincorsa, oh mio Dio, double axe handle. Intanto Prince Adams è lì, guardate, ma King Nathan dice vieni qua, vieni qui che ci divertiamo. E infatti guardate, sì, si diverte, prende Prince Adams, guardate, lo prende, lo porta lì all'angolo, ma intanto deve fare i conti con Dustin Myers, che va subito a difendere il suo amicone. E infatti manda al tappeto King Nathan. Intanto Bob Richards chiede il cambio, ma qua ragazzi Dustin Myers dice cosa? Voi non fate proprio un bel niente. E infatti prende King Nathan, lo rimette in piedi, attenzione, oh mio Dio, la sua finisher. Intanto Bob Richards è tornato, non ci credo, Myers allora lo butta di nuovo fuori, va a schienare il re. 1, 2. No, no, King Nathan, signori, si rialza. Ora Myers, guardate, lo colpisce, ma King Nathan passa al contrattacco. Poi dopo, per andare in corsa, spallate, lo butta giù. Poi colpisce anche Prince Adams e butta fuori pure lui. Poi dopo, guardate, colpisce la Dustin Myers, attenzione. Oh mio Dio,
Olympic Slam, Olympic Slam. Adesso il campione di coppia si mette in piedi Dustin, lo attende al varco, attenzione. No! Ginocchiata da KO. Ginocchiata da KO qua, ragazzi, alla fine. Uno, due. No! Dustin Myers si rialza. Non ci credo. Intanto Prince Adams, guardatelo, torna lì sul quadrato. E allora King Nathan di nuovo si diverte a colpirlo e lo porta giù. Mamma mia, signori, che spettacolo. Poi dopo si riconcentra su Dustin Myers, che però no, guardatelo, passa al contrattacco. Sì, oh mio Dio, sganascione su King Nathan. Grande Dustin. Grande Dustin Myers, che solo prende, lo rimette in piedi, continua a colpirlo, ma qua, ragazzi, King Nathan ancora una volta passa al contrattacco. Poi dopo Myers, oh mio Dio, lo porta lì nella zona dell'apron. Poi dopo la ferra, che impatto, e lo riporta sul ring. Poi dopo lo prende, attenzione, cosa fa? No, lo porta verso il suo angolo. E qua, ragazzi, cambio di nuovo per Prince Adams, che torna nel match. E quindi ancora grande collaborazione tra i due grandi amiconi. Sì, sì, sì. Oh mio Dio, intanto Bob Richards chiede il cambio, ma qua, ragazzi, Prince Adams ferma King Nathan, che sta soffrendo davvero tantissimo. Però no, oh mio Dio, craniata, craniata su Prince Adams. Poi dopo lo prende, body slam, e lo manda al tappeto. Grande King Nathan, grande coraggio da parte sua, che adesso prende Prince Adams. Sì, lo porta all'angolino, cambio per Bob, che torna nel match. Bob Richards, signori, è fresco e riposato, si è rinvigorito. Sì, 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 sì. E Mattia, guardatelo a bordo ring, che sta incitando i suoi preziosi alleati. Sì, sì, guardate Bob Richards, scatenato, scatenato, scatenatissimo, con questi stomp davvero incessanti. Poi adesso prende il principe della Rove. Sì, lo manda al tappeto con un body slam. Myers chiede il cambio, ma qua Bob Richards ha capito bene tutto. E infatti continua a colpire Prince Adams. Sì, continua a infierire. Oh mio Dio, Discus Forearm, che spettacolo. Ancora Bob che prende Prince, lo manda sulle corde. Dropkick. Spettacolo puro, signori. Spettacolo puro. Poi dopo prende Prince. Enziguri kick e lo stordisce. Poi dopo farà Dustin Myers e lo butta fuori dal ring. Poi guardate cosa fa. Colpisce sulla schiena Prince Adams. Poi adesso Richards, guardatelo, sale lì sulla terza corda. Oh mio Dio, ha faticato, gli tremano le gambe. Attenzione, Bob Richards è pronto a lanciarsi. Oh mio Dio, che tuffo. Spericolato, ragazzi, spericolato. Poi uno stomp sul principe della Rove, lo rimette in piedi. Enziguri kick. E qua, signori, basta, è tempo di chiudere. Attenzione, no, Dustin Myers ritorna. E allora Bob prova a colpirlo, ma qua, ragazzi, Dustin non ci sta. No, no, ma neanche Bob ci sta. Infatti prende Dustin e lo butta fuori. E poi dopo va a schienare Prince. Basta, è finita. Uno, due. No, non ci credo. Prince Adams ancora una volta si rialza. Allora Richards lo colpisce. Sì, sì. Poi dopo, no, attenzione. Oh mio Dio, Adams ribalta tutto. Guardate, attenzione cosa fa. Oh mio Dio, colpisce Bob. Attenzione. Oh mio Dio, back suplex all'esterno del quadrato. Poi dopo Mattia si mette in mezzo. Oh, Mattia, guarda che finisce squalificato se fai così. Infatti Prince Adams in qualche modo cerca di evitare i casini. Intanto Bob si è rinvigorito, ma qua Prince Adams, per evitare guai, lo riporta sul quadrato. Incredibile. Poi dopo lo prende, lo rimette in piedi, ma qua, ragazzi, Richards, basta, non ci sta, passa al contrattacco. Poi dopo prende Prince Adams, attenzione, lo manda lì all'angolino. Rincorsa, no, va vuoto. E qua, ragazzi, il principe lo acchiappa. Oh mio Dio, belly to belly suplex, e lo manda al tappeto. Incredibile. Ancora Adams, tenace, non si ferma. Prende Prince Adams, lo manda sulle corde, attenzione. Bob però in qualche modo lo evita, ma ancora Prince, che adesso, guardate, se la vinghia. Oh mio Dio, neckbreaker, e lo manda giù, e lo manda giù. Intanto Bob Richards, no, astuto, si rifugia adesso nel quadrato. Intanto entra sul quadrato Dustin Myers. Adesso Bob torna sul ring. E qua, signori, Myers, oh mio Dio, Irish Curse, e ritronca una schiena. Intanto Richards è ancora lì che soffre. Myers, guardate, lo prende. Attenzione, oh mio Dio, pugni, pugni, pugni sulla testa. Oh mio Dio, violenza inaudita da parte di Dustin Myers, che adesso prende
Richards lo rimette in piedi, poi dopo lo prende, sì, lo manda all'angolo, rincorsa, gomitata e poi esegue il kick. Ma che spettacolo, che spettacolo. Poi dopo, guardate, prende il rivale, lo colpisce, ma qua signori, Bob Richards non ci sta e passa al contrattacco. No, ancora Sid Meier's, che adesso guardate, lo prende, oh mio Dio, che gomitata. Poi dopo, attenzione, butta fuori dal ring King Nathan. E adesso prende Bob Richards, lo rimette in piedi, non ci credo, la sua finisher. 1, 2. Non ci credo. Bob Richards si è rialzato, arbitro dice 2, solo 2. No, non ci credo, Dustin Myers è lì stremato, non crede ai suoi occhi. Allora prende Bob Richards, lo rimette in piedi, poi dopo, guardate cosa fa, lo manda sulle corde. No, Richards gli sbatte addosso. No, ancora Myers, no, ancora Richards che lo scalcia via. No, no, ancora Myers che lo acchiappa, attenzione per una gamba, poi dopo lo prende, e gliela sfila per bene. Mamma mia, ancora Dustin, prende Bob Richards, lo rimette in piedi, attenzione, lo porta sulle corde, come sweep, braccio teso. Oh mio Dio, intanto King Nathan chiede il cambio, ma Richards non riesce. E allora guardate, attenzione, no, Richards adesso riversa di sweep, e poi spinebuster, sì, e poi dopo va a dare il cambio a King Nathan, che torna nel match, adesso sì che ci si diverte. Guardate King Nathan, sì, torna sul quadrato, prende Dustin Myers, lo rimette in piedi, poi colpisce Prince Adams, lo butta fuori e adesso si concentra sul bronzo di Griace, sì, adesso lo prende, una bella risweep, buone botte, e sì, no, Myers ribalta tutto, oh mio Dio, colpisce King Nathan, poi adesso guardate, sale lì sulla terza corda, ma che vuole fare Dustin, no, no, mio Dio, questo è un pazzo, lo solleva, oddio, oh mio Dio, che powerbomb, e guardate Myers come se la tira, eh sì, grande Dustin Myers, che manovra disumana, incredibile. Adesso cambio per Adams che ha preso fiato, sì ragazzi, eh sì, così, bravi, grande collaborazione, mio Dio, Prince Adams e Dustin Myers. Intanto Richards non riesce a ottenere il cambio, allora Prince Adams continua a colpire King Nathan, che però no amici, passa al contrattacco, sì, ancora King Nathan, no, ancora Adams che lo colpisce, sì, ancora il principe, no, sberlone di King Nathan che si è rotto le palle, infatti lo manda al tappeto, sì, poi dopo lo prende, attenzione, lo porta lì verso l'angolino, sì, adesso guardate Nathan, mostra il pugno, sì, rincorsa, oh mio Dio, e abbatte Prince Adams, poi dopo cosa fa? Lo rimette in piedi, no, attenzione, lo colpisce, oh mio Dio, Olympic Slam, sì, che spettacolo ragazzi, poi dopo passo angolino, cambio per Bob Richards, quindi di nuovo forze fresche nel match, Bob Richards prende Prince Adams, oh mio Dio, Enziguri kick, poi dopo va da Dustin Myers, si tira un pugno, lo fa finire all'esterno del quadrato, poi adesso va da Prince Adams, sì, lo colpisce, se lo inzaina, se lo impacchetta, e qua amici è giunto il momento dei saluti, 1, 2 e 3, la Society conserva i titoli di coppia alla Ring of Honor. E adesso amici è tempo di passare al prossimo incontro dove avremo in palio il titolo televisivo. Dunque da una parte abbiamo lo sfidante Carlos Garcia, mentre dall'altra abbiamo il campione in carica JB04. Eccoci qua di nuovo in diretta amici, il seguente incontro è un 1 contro 1 ed è valevole per il titolo televisivo della Ring of Volto.
E il primo atleta a fare il suo ingresso è lo sfidante, lui è Carlos Garcia. E il suo avversario è il campione televisivo da ringo volto, JB04. E dunque ecco qua la schermata che ci ricorda che il titolo televisivo è in palio. E dunque da una parte vi ricordo che abbiamo lo sfidante, Carlos Garcia. Mentre dall'altra abbiamo il campione televisivo in carica, JB04. E dunque il campione consegna la sua cintura nelle mani dell'arbitro, che poi si reca dallo sfidante per mostrargliela. Poi si reca al centro del ring e l'alza, il titolo televisivo in palio, dunque il match può avere inizio. E dunque ci siamo, l'arbitro inizia la contesa. Carlos Garcia parte subito all'attacco, ma qua ragazzi JB non ci sta contrattaccando, amici. Ancora Garcia che lo colpisce, no ancora JB, no ancora lo sfidante, no ancora il campione, no ancora Garcia che, guardate, prende, spinge via JB e poi continua a colpirlo. Ma qua ragazzi il nostro campione televisivo stronca tutto e quindi manovra, spezza schiena e manda al tappeto Carlos. E adesso prova subito schienamento, uno, niente da fare. Colpo di reni da parte di Garcia, allora JB, guardate, lo colpisce sulla schiena, poi dopo che fa? Lo mette seduto e poi guardate, non ci credo, guardate come lo intrappola in questa manovra di sottomissione. Attenzione, momento di difficoltà per Carlos Garcia, che guardate prova a liberarsi in qualche modo e infatti ci riesce, sguscia via come un'anguilla e poi dopo, braccio teso dal nulla in rincorsa, spettacolare. Con il quale manda al tappeto JB, poi lo rimette in piedi, prova una presa, ma qua signori, il campione televisivo lo manda al tappeto, Northern Light Suplex, schienamento, uno, che brividi, colpo di reni da parte di Carlos Garcia, allora JB di gran carriera lo prende, lo rimette in piedi, Irish Whip, no, riversata da Carlos, oh mio Dio, che lo manda al tappeto in questa manovra, sensazionale, poi lo colpisce, lo afferra per una mano, guardate Garcia cosa fa, guardate, no, non ci credo, sale lì sulla terza corda, mio Dio. Che manovra spettacolare, poi rincorsa, oh mio Dio, e si getta su JB04, ma che bellezza ragazzi, schienamento, no, JB si rialza subito, la Garcia lo colpisce sulla schiena, JB però si rialza incazzato e lo afferra, no, non ci credo, la sua manovra tronca a collo, bellissima, sì, lo prende e lo manda al tappeto, che spettacolo amici, JB potrebbe provare a chiudere il suo schienamento, uno, due, no! Carlos Garcia si rialza, clamoroso ragazzi, shock, Carlos Garcia si rialza all'ultimo respiro, la JB lo prende,
Promeni Sweep, che però no, viene riversata da Garcia, che adesso, guardate, no! Subisce il contrattacco da parte di JB, che guardatelo in trappola. Ma qua, signori, Carlos Garcia è astuto e si rialza subito. JB prova a colpirlo, attenzione. Garcia però adesso non ci sta, guardate, lo prende. Harry Sweep, oh mio Dio, European Uppercut. Intanto JB adesso, guardatelo, cerca di rialzarsi con l'aiuto delle corde. Carlos Garcia lo prende al varco, rincorsa, braccio teso, e lo fa finire all'esterno nel quadrato. E dunque, amici, ci spostiamo qui al di fuori del ring, dove i due se le danno ancora di tanta ragione. Ma qua, ragazzi, JB, guardate cosa fa, prende Garcia, mio Dio, lo fa sbattere contro il bordo del ring. Intanto l'arbitro sta contando. Guardate JB, prende Garcia, lo manda sulla barricata. E qua, ragazzi, il nostro maestro nello sfondamento delle barricate ci delizia con il suo consueto sfondamento della barricata. E sì, e sì, JB04, il maestro di questa specialità, continua a fare scuola, continua a dare lezioni a tutti. Porca miseria. Osservate e imparate con attenzione dal maestro. Che botta però, ragazzi. Oddio, fantastico. JB torna sul quadrato, poi dopo ne riesce. Eh sì, prende Garcia. E poi, guardate, continua a infierire. Oh mio Dio, suplex. Suplex. Poi ancora JB, prende Carlos. Oh mio Dio, lo fa sbattere sul palesano del quadrato. Intanto l'arbitro è arrivato al conto di 4. JB prende Garcia, lo riporta sul quadrato. E qua mi sa che per Carlos non c'è molto altro da fare. Infatti JB lo prende, lo rimette in piedi. No, ragazzi, non ci credo, non ci credo. Ancora la sua manovra troncacollo. Poi dopo lo rimette in piedi. Ecco, amici, basta. Tanti saluti, arrivederci. C'è la manovra risolutiva del campione che passa la chiusura e la fine. 1, 2. No, Carlos Garcia. Carlos si rialza. Clamoroso, ragazzi. Scioccante, scioccante. Allora JB lo prende, lo rimette in piedi, ma basta. Carlos non ci sta e quindi contrattacca. No, caprone di JB. Oddio, che braccio teso. Bellissimo da parte del campione, che sottrascina Carlos al centro del ring. Suo sistema per bene. E poi prepara il pugno in caduta che stordisce l'avversario. Ancora JB, guardate, studia la situazione. Poi dopo sale sulla seconda corda. Si lancia! Oh! Che botta devastante ai danni di Carlos. Poi dopo JB lo rimette in piedi. Ma qua, ragazzi, Carlos Garcia passa il contrattacco. No, ancora JB con la ferra. Body slam con atterraggio in seduta. Oh mio Dio, ragazzi, spettacolo puro. Ancora JB, rimette in piedi Carlos, che però basta. Basta, non ci sta. Afferra JB. Oh mio Dio, Spanish Fly. Spanish Fly. Carlos prova a chiudere. 1, 2. No, JB si rialza. Mio Dio, per il rotto della cuffia. Carlos Garcia si lamenta con l'arbitro. Che peccato. Allora Carlos, guardatelo, continua a infierire in questi stomp ripetuti su JB04. Poi dopo, guardate ancora, lo colpisce. No, JB contrattacca. No, amici, ancora Carlos Garcia, che adesso prende il campione, lo porta all'angolo. No, gomitata di JB, che adesso lo colpisce. Sì, ancora JB. Carlos Garcia adesso in difficoltà. JB lo sta, infatti lo afferra. Manovra spezzacollo devastante. Ancora JB, ancora continua a colpire Carlos. Che botte li sta rifilando. Oh mio Dio, Carlos Garcia, ragazzi, in estrema difficoltà. JB lo colpisce ancora. Ma qua, signori, Garcia non ci sta. JB, guardate, si rialza. Ma qua, signori, Garcia lo manda al tappeto con questo drop kick spettacolare. Adesso Garcia, guardate cosa fa. Prende JB. No, che fa? I tre amigos. Opla, il primo è fatto. Secondo, opla. E poi il terzo, opla. Pure il terzo è fatto. Non ci credo, ragazzi, che spettacolo. Adesso Carlos Garcia è pronto a chiudere. Sale lì sulla terza corda. E sì, Shooting Star Press. È la fine, ragazzi. 1, 2. No, no, non ci credo. JB si rialza. Carlos Garcia è incredulo. Carlos Garcia è incredulo, però guardatelo. È gasato, è gasato. Sì, e mette in piedi JB. Braccio teso. Braccio teso, Carlos, 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 Carlos. Spettacolo puro, amici. Spettacolo puro, spettacolo puro. Adesso Garcia prende JB, lo porta all'angolo. Rincorsa, no, no, JB stronca tutto. Braccio teso e lo manda al tappeto.
Oh mio Dio, ancora il campione televisivo. Che Kepene Garcia, guardate, lo porta lì nella zona dell'apron, poi un pugno e lo fa finire all'esterno del quadrato. E qua ragazzi, la contesa prosegue. Via adesso Kepene Garcia, guardate, lo fa sbattere contro il bordo del ring. Ancora il nostro campione prende Carlos e poi dopo no, lo manda contro la barricata. No ragazzi, il maestro è pronto a colpire ancora. Il maestro colpisce ancora al fondamento della barricata. Oh mio Dio, il pubblico ancora in estasi totale. This is awesome. Replay ragazzi, replay, guardatelo. Porca miseria. Intanto l'arbitro è arrivato al conto di 5. 6. Devi tornare sul quadrato. Poi dopo ne riesce. Raccoglie da terra Carlos. Poi dopo no. Lo fa sbattere sui gradini d'acciaio. Oh mio Dio, che botta. Poi dopo lo prende e lo riporta sul ring. Adesso JD mi sa che è pronto a continuare ad infierire. Oh mio Dio, ginocchiata sulla schiena. Poi dopo un calcione sulla schiena. E adesso il campione televisivo, no, non ci credo, è pronto a salire sul paletto. Sì, sale sul paletto. Oh mio Dio, e si lancia con la sua gomitata a volante. Poi dopo ancora prende Carlos, lo rimette in piedi. E qua ragazzi, ormai è pronto a chiudere. Sì, ancora sta manovra tronca a collo. Oh mio Dio, oh mio Dio. Qua per Carlos è giunto il momento dei saluti. È la fine, basta. 1, 2. No, Carlos Garcia c'è ancora. Carlos Garcia c'è ancora. Mio Dio, JB è esterrefatto. Non crede ai suoi occhi. Oh mio Dio, Garcia, guardate, ancora pronto a dare battaglia. Mio Dio, continua a colpire JB, che però no, soscola di dosso. Back body drop e lo fa finire all'esterno del quadrato. E dunque i due si trovano ancora qui, amici, all'esterno. JB prende Carlos, lo riporta sul quadrato. Eh sì, JB adesso, guardate, lo attende al varco. Lo prende, sì, suplex. No, ginocchiata sulla testa da parte di Garcia, che se lo colpisce. Sì, lo acchiappa per la mano. Adesso sì, si sale. Sulla testa corda, sì, lo prende e lo lancia. Così si fa. Così, adesso Carlos, guardate, carico, prende JB, lo porta al centro del ring, poi dopo lo sistema per bene. Oh mio Dio, che scarpata, contraggio sulla schiena, ancora Carlos, sì, è super gasato, amici. Prende JB, lo rimette in piedi, continua a colpirlo, attenzione, presa al braccio, no, JB, contrattacca, sgambetto, lo manda al tappeto, ancora JB, prende Carlos, no amici, Garcia ancora una volta contrattacca. E poi dopo, guardate il scissor spettacolare di Garcia, che appena in corsa si lancia come un pazzo su JB04. Ma signori, che spettacolo. Ancora Garcia, guardate, attende al varco il suo rivale. E poi dopo ancora i tre amigos, non ci credo. Opla, 1. Opla, 2. No, bellissimo ragazzi. Carlos Garcia. E c'è pure il terzo. E qua ragazzi, per JB mi sa che è la fine. Garcia sale ancora sul paletto e prepara ancora Shooting Star Press, la sua finisher. Sì, 1, 2. No, JB si rialza, mio Dio ragazzi, mio Dio. Garcia lo rimette in piedi, continua a colpirlo, sì, che botte, buone botte. Ma qua signori, JB basta, ribalta tutto. No, ancora Garcia che lo colpisce. Questi due si stanno dando di santa ragione, amici. Oh mio Dio, potrebbero continuare a lottare all'infinito e nessuno si stancherebbe mai. Adesso Garcia prende JB, guardate, lo porta verso l'angolo. Sì, e adesso lo colpisce. No, JB lo blocca. Lo colpisce un ginocchio. Poi dopo l'intrappola. Sì. La sua manovra speciale. Sì, la tronca a collo. Sì, grande JB. Adesso il campione televisivo sale lì sul paletto. Si lancia. Mio Dio, gomitata volante. Oh mio Dio, adesso rimette in piedi Carlos. Che però no. Mio Dio, ancora delle forze rimaste in corpo. Non ci credo. Ma JB adesso soscola nuovamente di dosso. Oh mio Dio, e si ritorna ancora una volta all'esterno del quadrato. JB prende Carlos, che poi dice no, basta.
Tu non mi sbatti più sulla barricata, sarò io a vincere, infatti. E ti ha un calcione dritto sul costato, poi dopo lo rimette in piedi. Ancora Garcia, con chi a colpirlo? JB è lì all'angolino. Carlos Garcia lo sa, infatti lo prende per le gambe. Oh mio Dio, lo bombizza al tappeto. E lo bombizza al tappeto. È così che si fa, è così. Adesso Garcia, guardatelo, sale lì, sulla seconda corda. Poi dopo si lancia, no! No, JB! JB lo evita. Allora lo prende, sì, di gran carriera. Lo porta all'angolino, sì, no, Garcia lo evita. Non ci credo, shock, incredibile. Ancora Garcia, guardate cosa fa. JB ancora sale lì. Oh mio Dio, una canrana. Che spettacolo, ragazzi. Spettacolo puro. Oh mio Dio, Carlos Garcia, JB 04. Match al momento, spettacolare. Il migliore finora della serata. Intanto JB e Carlos ancora si picchiano. JB adesso sembra avere la meglio. Bene Garcia, ancora, lo prende di gran carriera, lo porta verso l'angolino. E qua ragazzi, no, ancora Garcia, mio Dio, stronca tutto. Bene JB, poi dopo lo porta all'altro angolo. Rincorsa di Garcia, doppio calcio. E JB finisce giù, JB finisce giù. Adesso Garcia è pronto a chiudere, no, JB stronca tutto. La ferra, no, la sua mano va tronca a collo. No, ancora, oh mio Dio, li spezza il collo con questa manovra, non ci credo, poi lo rimette in piedi. No, no, la sua finisher, la sua finisher, la sua finisher, la sua finisher. C'è la chiusura. 1, 2 e 3, JB 04 sconfigge Carlos Garcia e rimane il campione televisivo della Ring of Volto. E adesso amici è tempo di passare al prossimo incontro, 2-on-1 Handicap Match. Da una parte abbiamo Trevor Fischer, dall'altra abbiamo gli agenti del presidente, ovvero agente 1 e agente 2. Qualora Trevor Fischer dovesse vincere l'incontro, potrà avere un match futuro proprio contro il nostro presidente, ovvero il volto del ring. Eccoci qua, nuovo in diretta amici, il seguente incontro è un 2-on-1 Handicap Match. E il primo atleta a fare il suo ingresso è Trevor Fischer. E i suoi avversari sono gli agenti di sicurezza del presidente della Ring of Volto. Loro sono agente 1 e agente 2. Thank you.
E dunque ci siamo, si può partire con l'incontro. E dunque ci siamo, si parte! Oh mio Dio! Trevor Fisher abbatte subito l'agente 1, butta fuori dal ring l'agente 2, non ci credo, torna dall'agente 1, no, no, oddio! E lo manda al tappeto con la sua finisher. Non ci credo, ragazzi, che avvio shock di match. Adesso Trevor si fionda all'esterno del quadrato. Prende l'agente 2. Oddio! E lo mette KO con la sua finisher. Non ci credo, ragazzi. Clamoroso. Adesso torna sul quadrato. No, prende l'agente 1. Lo rimette in piedi. Lo attende al varco. Oddio! E lo mette KO. 1. 2. E 3, Trevor Fisher ha già vinto, clamoroso. Che vittoria, ragazzi, sorprendente, incredibile, Trevor Fisher ha stravinto. Presidente, basta con i soliti mezzi, basta, ormai sono vecchi e superati. Sono finiti i tempi in cui riuscivi ad incutere timore coi tuoi agenti. Ormai dovresti rottamarli perché non servono più a nulla. Come vedi, sono riuscito a sbarazzarmi di loro in poco tempo. Detto ciò, passiamo al sodo. Io, senza obiettare, sono stato alle tue condizioni, l'ho sconfitto i tuoi agenti, perciò adesso è giunto il momento che io e te ci affrontiamo. Stavolta in un vero match uno contro uno, senza sotterfugi. Tu ti sei messo in mezzo al mio percorso verso i piani alti della federazione, perciò non vedo l'ora di poterti mettere le mani addosso, per toglierti di torno una volta per tutte. L'anno scorso tu mi beffasti, presentandoti sul ring coi tuoi agenti, facendo fare a loro il lavoro sporco, per poi schienarmi come un codardo. Ma stavolta la storia non si ripeterà. Stavolta potrò realmente metterti le mani addosso e dimostrarti che sono uno dei migliori atleti che ci siano mai stati in questa federazione. E tu non potrai fare niente per impedirmelo. Non vedo l'ora di poterti affrontare, presidente. Non vedo l'ora. E adesso, amici, ci trasferiamo nella tenuta del Nightmare per assistere all'incontro fra il leader degli Aces of Fight, Alex Taylor, ed il leader, appunto, del Nightmare, Twin Demon. E dunque, amici, Alex Taylor è già sul quadrato e attende il suo rivale. Lui è il leader del Nightmare. Lui è Twin Demon.
E dunque ci siamo, si può partire. Alex Taylor contro Twin Demon. E dunque ci siamo, l'arbitro inizia la contesa, Alex Taylor parte subito alla carica, ma Demon, guardate, lo evita! Ma Taylor lo anticipa subito, grandissimo leader dell'Assist of Fight, che però no, subisce il contrattacco di Demon, che adesso no ancora, subisce il contrattacco da parte di Taylor, che lo manda al tappeto, con questa manovra, spezzacollo, ancora Alex, gomitata in caduta, non si ferma certo qua, guardatelo, attende al varco Demon, calcio sulla schiena, che però no, va vuoto. E allora Twin Demon lo manda al tappeto con un back suplex, poi dopo calcio sulla schiena. Ma no, Taylor si rialza incazzato e con questo forearm lo abbatte. Sì, poi dopo gomitata in caduta, devastante. Ancora Taylor, di nuovo gomitata in caduta. Adesso Demon sta subendo. Guardate, mio Dio, Alex Taylor davvero sta dimostrando di avere tantissimo coraggio. Incredibile, non si fa intimorire dalla location. E continua ad inferire sul leader del Nightmare. Guardate adesso. Infatti lo prende. Lo rimette in piedi. Oh mio Dio, Spinebuster. Spinebuster, signori. È la fine. Uno. Due. No, signori. Twin Demon si rialza. Twin Demon si rialza. Allora Taylor dice all'arbitro. Come? Come? Non è giusto. Conta più veloce. Allora prende Demon. Lo manda all'angolo. Rincorsa. No, il leader del Nightmare. Guardate. Lo evita. German suplex. Oh mio Dio, lo manda al tappeto. Poi dopo Taylor, attenzione con la capriola. Ribalta tutto, calcione. E manda giù Twin Demon. Poi dopo gomitata in caduta. Ancora Demon, che viene rimesso in piedi da Alex Taylor, che lo colpisce con una chop. Ancora chop. Oh mio Dio, poi dopo, non ci credo, prende Twin Demon, Electric Chair lo manda al tappeto, ma Demon si rialza con un colpo di reni, non ci credo, fantastico, Taylor ancora che contrattacca, no, ancora Demon che adesso lo prende, ancora German Suplex e lo manda al tappeto. È così ragazzi, è così, incredibile. Adesso Demon rimette in piedi Alex Taylor, poi dopo guardate cosa fa. Lo manda lì nella zona dell'apron, poi dopo, sì, lo avvinghia, vertical suplex, e lo riporta sul quadrato. Guardate Alex Taylor che è dolorante alla schiena, attenzione, evita, un calcione di Twin Demon, oh mio Dio, lo manda a faccia in terra, grande, grande Taylor che adesso prende Demon, attenzione, oh mio Dio, Spinebuster, 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 Spinebuster. Poi dopo lo rimette in piedi. Eh sì ragazzi, è tempo di Taylor Kick. Basta, è la fine. È la fine. C'è lo schienamento. Uno. No! Stavolta Demon si rialza all'uno. Non ci credo. Non ci credo. Conto di uno. Conto di uno. Allora Taylor ancora continua a colpirlo. Ancora calcione di Alex. Porca miseria. Twin Demon quando gioca in casa è molto più resistente. È molto più forte. Avete visto, si è rialzato al conto di uno. Dopo la finisher di Taylor, non ci credo ragazzi, roba da pazzi, roba da pazzi. Adesso Taylor evita l'attacco di Alex e inizia a colpirlo. Ma qua signori, leader dell'Assist of Fight, tenace, resiste. Ma anche Twin Demon che adesso lo manda al tappeto con questo spinning kick. Poi dopo prende Taylor, guardate, lo manda sulle corde come di Sweep. Poi dopo guardate, neckbreaker, che spettacolo. Adesso Demon sale di gran carriera sul paletto, attenzione. Guardate, si tuffa, oh mio Dio che impatto, devastante, Alex Taylor si contorce al dolore, ma qua ragazzi, Demon non mostra alcuna pietà verso di lui, infatti lo prende, lo manda all'angolo, poi dopo che fa? Lo manda all'altro angolo, no, 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 doppio calcio, e Taylor sbatte lì contro il cuscinetto, e qua ragazzi, è la fine, uno, due, no! Taylor! Taylor si rialza per il rotto della cuffia. Non ci credo. Non ci credo, signori. Allora Demon lo prende, lo rimette in piedi, continua a colpirlo. Ma qua, ragazzi, Taylor contrattacca. Mette all'angolo Twin Demon. Poi dopo guardate. Sì, sì, con grande coraggio. Se lo inzaina. Oh mio Dio, Snake Eyes. Snake Eyes. Poi dopo guardate. Lo prende per una gamba. No! Twin Demon lo scaccia via, poi dopo Taylor lo evita, chop, e lo manda giù, grande coraggio di Taylor, sì, sì, grande Taylor che lo abbatte con questa gomitata, poi dopo il leader di Assist of Fight sale lì, sulla terza corda, e si lancia, no, no, no,
si fracassa le ginocchia e allora Twin Demon ne approfitta, lo prende, lo manda all'angolo, poi dopo no, ancora lo manda all'altro angolo, poi dopo doppio calcio, oh mio Dio, lo fa impattare al tappeto, però Demon non è abbastanza, no, non è abbastanza, allora prende Alex, lo riporta all'angolo, rincorsa, chop, lo mette seduto, ancora rincorsa di Demon. Oh mio Dio, che poi adesso prende Alex, lo rimette in piedi. No, 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 non ci credo. No, 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 Tombstone Pile Driver. Tombstone Pile Driver. E qua ragazzi, è giunto il momento dei saluti. 1, 2 e 3. Twin Demon sconfigge Alex Taylor. E adesso amici è tempo di passare al prossimo incontro colossale. Six Man Tag Team Match. Da una parte abbiamo l'intero V-Club, quindi Dena, Zoom e Alexander Tully, contro il team composto dai maschi alfa del pro wrestling Big Joe e Texas Andrew ed il campione Hardcore Aki. Buon giro! Eccoci qua, di nuovo in diretta amici, il seguente incontro è un Six Man Tag Team Match e il primo team a fare il suo ingresso è quello composto da Alexander Tully, Zoom e Dena. Loro sono The V-Club. E per quanto riguarda la fazione avversaria, il primo atleta a fare il suo ingresso è il campione hardcore della Ring of Volto, Aki Bungiro. Alleati sono i maschi alfa del pro wrestling Big Joe e Texas Andrew.
E dunque ci siamo, l'arbitro inizia la contesa e il maschio alfa, Big Joe, parte subito alla grande su Alexander Tully. Oh mio Dio, che back body drop gli ha rifilato. Porca miseria, ancora Joe, braccio teso. Porca miseria, Alexander Tully è già in serissima difficoltà. Big Joe adesso lo prende, lo scarica verso l'angolo, poi dopo guardate, no, Tully gli rifila una scarpata in faccia e poi dopo lo manda al tappeto. Grande reazione di Tully che va per lo schienamento, no, il maschione alfa si rialza subito al conto di zero. Allora Tully gli rifila un bel calcione dritto sulla schiena, poi dopo guardate, lo manda verso il suo angolino con Irish Whip. Adesso c'è il cambio per Zoom che entra nel match a dargli manforte. E adesso i due componenti del V-Club agiscono in collaborazione. Grande back suplex da parte di Zoom che adesso prova lo schienamento. No ragazzi, il bel maschione alfa del pro wrestling è ancora bello fresco. E guardate adesso, attacca subito Zoom. Non ci credo, tentativo di powerbomb. Sì, no, no, no. Grande contrattacco di Zoom che ribalta tutto. Ma Big Joe fa valere tutta la sua prestanza fisica con questa bella spallata. Poi dopo prende il componente del V-Club, lo porta all'angolo e c'è il cambio per l'altro bel maschione alfa, Texas Andrew, che agisce in collaborazione con Joe. Mamma mia, che manovra sontuosa. Zoom adesso è in ginocchio, in difficoltà. E guardate Andrew che gli rifila un calcione dritto sul costato. Poi dopo, attenzione, lo afferra, se lo inzaina, suplex, che potenza. Texas va per lo schienamento, ma niente da fare, Tully si rialza allo zero. Allora Andrew prova un calcione sulla schiena, ma qua ragazzi, Zoom, Zoom, oh mio Dio, mette a segno questo back suplex spettacolare. Poi dopo guardate, attenzione, afferra Andrew che però no, lo spinge via e poi dopo se lo ingroppa. Running Power Slam, 1, 2, no, Zoom riesce a rialzarsi, incredibile, è riuscito ad evadere dallo schienamento. Adesso no, prova a colpire Andrew che però no, passa al contrattacco, oh mio Dio, se lo carica lì, oddio, che Power Slam, che potenza di percosse. Zoom intanto si tocca il ginocchio, è dolorante. E adesso cambio per il campione hardcore Aki Bungiro, che adesso trascina al centro del ring Zoom, suo sistema per bene. Scarpata dura sulla faccia, poi uno stomp sullo stomaco. Adesso se l'ingroppa. Che sollevamento, bello, bello, davvero molto bello. Adesso prende Zoom, che però no, basta. Zoom ha le scatole piene, suo scrolla di dosso. E adesso guardate, mio Dio, body slam. E lo manda al tappeto adesso il componente del V-Club. Attenzione, prende Aki, no. Mio Dio, lo intrappola nella sua calf crusher. Porca miseria, attenzione, qua sono guai seri per il campione hardcore che potrebbe cedere. No, no, Aki Bungiro si libera. Aki Bungiro si libera, poi dopo no, non ci credo, afferra Zoom, chokeslam, 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 e qua Aki potrebbe chiudere, 1, 2, no, no, Alexander Tully, Alexander Tully, salva Zoom, non ci credo. Allora Aki, guardate, lo prende, il gran carriera, lo porta all'angolo, mio Dio, uppercut, poi lo mette seduto, balzo sulla seconda corda, European Uppercut, grandioso, e poi c'è il cambio per Texas Andrew. Intanto Zoom è sordito, prova a raggiungere i suoi alleati, ma qua ragazzi Andrew dice dove vuoi andare, bello mio, dove vuoi andare, ma qua signori Zoom, non ci credo, passa al contrattacco, ma qua Texas Andrew dall'Epron non ci sta, e ritorna sul ring, mio Dio, Enziguri Kick. Davvero sontuoso ai danni del componente del V-Club. Poi dopo lo prende, lo scalaventa all'angolo, cambio per Big Joe, l'altro bel maschione, torna sul quadrato, oh mio Dio, agisce in collaborazione con Texas Andrew e poi dopo colpisce Zoom, poi dopo no, calcione sulla schiena. Adesso no, 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 Big Joe per la rincorsa alle corde, no, 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 la sua manovra speciale, mio Dio, l'ha spiaccicato come un sandwich.
2. No! Dena provvidenziale, salva Zoom, non ci credo. Adesso Big Joe colpisce il componente del B-Club, che però no, basta. Passa al contrattacco. Sì, continua a colpire Big Joe, che però no. Ancora una volta lo stende. Mio Dio, con questa spallata. Poi dopo Zoom. Zoom non ci sta. Bravo Zoom. Braccio teso. E manda al tappeto l'ex campione di coppia. Poi adesso di gran carriera lo afferra. Lo manda all'angolino. E qua ragazzi cambio per Tully, che torna nel match. Adesso i due guardateli come agiscono. Guardate che bravi, guardate che belli. Sì, si caricano. Olè, che collaborazione davvero perfetta. Adesso Tully, guardate, rifila questo dropkick al maschio alfa. Intanto Texas Andrew si dispera, vorrebbe probabilmente il cambio. Ma qua ragazzi Tully, guardate cosa fa. Prende Big Joe. Oh mio Dio, Blue Thunder Bomb. 1, 2. Big Joe si rialza, signori. Big Joe si rialza, non ci credo. Allora Tully lo prende, lo porta all'angolo. E qua ragazzi cambio per Dena, l'ex idolo del pubblico. Arriva, sì, a dare una mano a Tully. Porca miseria, grande collaborazione. Intanto Andrew e Aki Bungiro chiedono il cambio. Ma niente da fare, Big Joe sta soffrendo. E qua ragazzi Dena gli sta dando di santa ragione. Adesso lo prende, lo manda all'angolo, rincorsa, braccio teso. E poi ancora Dena, sì, con questi stomp. Adesso si avventa su Big Joe, sul bel maschione alfa. E continua a colpirlo senza alcuna sosta. Poi adesso, guardate, dal cambio a Zoom che trova nel match. E adesso, oh mio Dio, rincorsa. E c'è una bella gomitata. Ancora rincorsa. E ancora gomitata. E poi dopo cambio per Alexander Tully che torna nel match. E poi adesso pure lui con questa gomitata. Mamma mia, bella tattica questa da parte del V-Club. Ancora Tully, prende Big Joe, lo porta verso l'angolo. Rincorsa, no! Big Joe adesso ne ha le palle piene. Se lo ingroppa! Belly to belly suplex. Che spettacolo ragazzi, che spettacolo. Cambio per Texas e Andrew che torna nel match. E adesso prende Tully. Oh mio Dio, che spinebuster devastante con la quale lo trafigge. Ancora Texas, non si ferma. Body slam, poi dopo prende la rincorsa dalle corde. Si lancia su Zoom. Leg drop signori. E poi dopo cambio per il campione hardcore Aki Bungiro che torna in azione. E adesso prende Alexander Tully. Poi dopo lo porta verso le corde. Tully non gli sbatte addosso e reagisce nel migliore dei modi. Ma qua ragazzi Aki Bungiro non ci sta. Attenzione! Oh mio Dio, che sollevamento! Davvero molto bello. Adesso prende Alexander Tully. Attenzione, lo porta verso l'angolo. Aki Bungiro prende la rincorsa. Ma qua ragazzi Tully lo evita. Grande Alexander. Prende Aki Bungiro. Oh mio Dio, lo manda al tappeto con questo vertical suplex. Poi ancora Tully, gomitata in caduta, e lo trafigge. Ancora il componente del V-Club che non si ferma di certo qua. Prende Aki, lo porta all'angolo. Rincorsa! No, adesso è Tully che va vuoto. E qua amici, Aki mette a segno questa manovra spezza stomaco, davvero incredibile. Poi dopo afferra Tully. Attenzione! Chokeslam! E lo manda giù. Poi dopo Aki butta fuori dal ring Dena. Poi dopo butta fuori dal ring Zoom. E qua ragazzi, a campo aperto, prende Alexander Tully. Oh mio Dio! La ghigliottina! Attenzione, con l'aiuto di Dena, Tully riesce a liberarsi. E poi dopo chop e manda al tappeto l'atleta nipponico. Poi dopo lo prende, attenzione, lo scarica verso l'angolo, rincorsa di Tully, forearm. E qua ragazzi il componente del V-Club si gasa. È come se si gasa, guardate, sì, si lancia in tuffo dalle corde. Poi adesso guardatelo di nuovo dalla terza corda. Ancora, oh mio Dio, che spettacolo. Che spettacolo signori. Adesso prende Aki Bungiro e poi dopo lo porta all'angolino. Attenzione, guardate, studia la situazione. E l'uva kick ragazzi, e l'uva kick. Aki Bungiro va giù e allora Tully ne approfitta, colpisce Joe. Attenzione però l'altro bel maschione Texas Andrew non ci sta, dice cosa vuoi fare tu, eh?
Che vuoi fare contro di noi? Noi siamo i maschi alfa. Però Tully lo colpisce. Intanto attenzione a Kibungiro, sta rialzando. Ma Tully è astuto. Roll up. Uno, due. Oh, che brividi, Alexander Tully. Davvero astuto. Non si è fatto fregare. E adesso prende Akimujiro, lo porta all'angolo e quindi cambio per Dena che torna nel match. Adesso i due agiscono in collaborazione. Oh mio Dio. Intanto guardate i maschi alfa che chiedono il cambio. Akimujiro però è in estrema difficoltà. Adesso Dena, guardate, lo prende. Oh mio Dio. Che ginocchiata sul cranio. Ancora Dena. Ginocchiata sul cranio di Aki. Porca miseria, lo sta menando davvero per bene. Ma qui Akibungiro lo colpisce a un ginocchio. Grande Aki, grande il nostro campione hardcore, che mette a segno un suplex ai danni dell'ex idolo del pubblico. E poi dopo uno stomp duro sulla faccia. Poi dopo rimette in piedi, una chop. Ancora Akibungiro, body slam, e manda al tappeto Dena. E poi c'è il cambio per Texas Andrew che torna nel match. Sì, finalmente il cambio. No! Gomitata di Dena. No, ragazzi, ancora Andrew che adesso. Oh mio Dio, che schiacciata con la quale lo manda al tappeto. Bellissimo. Ancora Texas, doppia chop. No, Dena, basta, nelle scatole piene. Allora continua a colpire Texas Andrew che però no, rimane lì come un colosso. Guardatelo. Barcolla ma non molla. Allora Dena lo prende, prova le manovre pesanti, deep six da parte di Dena, che adesso guardate attende al varco Andrew. Guardate, oh mio Dio, che compilation di colpi. Poi dopo guardate, lo attende al varco. Oh mio Dio, sì, Dena spear, signori. Poi dopo butta fuori Big Joe, butta fuori Akibungiro. E qua ragazzi è tutto pronto, è tutto apparecchiato. Uno, due. No, Texas Andrew si rialza. Allora Dena continua ad inferire, ma qua signori Andrew lo colpisce. No, ancora Dena. No, ancora Texas Andrew che adesso se lo ingroppa. Ancora running power slam. Intanto guardate Texas butta fuori prima Zoom e poi dopo butta fuori pure Tully. Incredibile. Adesso prende Dena, lo rimette in piedi. Adesso sì, la sua finisher. Abbattuto, affondato, è la fine. Uno, due. No, Dena si rialza. Non ci credo. Allora cambio per Akibungiro che torna nel match. Incredibile. Arriva Aki a dare manforte. Sganascione. Poi dopo cambio per Big Joe che torna nella contesa. Il maschione alfa adesso prende Dena. Attenzione. Lo colpisce duramente sulla schiena. Porca di quella miseria. Ancora Joe. Prende l'ex idolo del pubblico che però no, guardate come passa al contrattacco. Adesso però no, Joe, lo inchiappetta, lo frega, uno. Niente da fare, Dena in qualche modo riesce a rialzarsi. Intanto Texas Andrew è arrivato lì a fare casino, a fare bordello. Intanto powerbomb da parte di Big Joe ai danni dell'ex idolo del pubblico. Intanto l'arbitro redarguisce Texas Andrew, dice oh ciccio. Esci fuori dal ring. Intanto Dena viene messo all'angolo da Big Joe. No, Dena mette all'angolo Big Joe. Poi dopo Dena lo fa sbattere contro il cuscinetto. Oh mio Dio. Belly to belly suplex, signori. Intanto l'ex idolo del pubblico va a dare il cambio a Zoom. Intanto Big Joe, attenzione, prova a strisciare verso i suoi alleati. Ma qua ragazzi Zoom glielo impedisce. Lo rimette in piedi e lo colpisce. Buone botte. Ma qua signori Big Joe contrattacca. No, contrattacca ancora Zoom che adesso prende il maschio alfa. Attenzione, lo porta all'angolo. Rincorsa, European uppercut. Poi ancora Zoom, sì. Leg drop. Il team dei buoni ragazzi è messo a durissima prova oggi. Eh sì, guardate Zoom come continua a colpire Big Joe senza alcuna sosta. Mio Dio. Poi adesso lo prende, lo scarica verso l'angolo. Una bella botta sulla schiena. No, adesso signori Big Joe prende Zoom. Bravo Joe, lo fa sbattere contro l'angolino. E poi dopo German suplex. Porca miseria,
violenza inaudita. E adesso Joe, sì, prende Zoom, lo rimette in piedi e incomincia a colpirlo nuovamente. Ma qua signori, ancora Zoom che non ci sta a passare al contrattacco, ancora contro il maschione Alfa che è lì stordito. Zoom lo prende, attenzione, oh mio Dio, snap suplex. Intanto Joe, guardatelo, è lì in estrema difficoltà. Zoom però, guardate, oh mio Dio, la sua finisher, basta, è finita ragazzi, cioschinamento, 1, 2, no, arriva Akibunjiro a salvare la carretta. E allora Zoom, guardate, prende Joe, lo porta lì nella zona dell'apron, boom, un bel pugno e lo fa finire all'esterno del quadrato. Porca miseria ragazzi, che match spettacolare. Adesso l'ex campione hardcore riporta Big Joe sul quadrato. Intanto guardate Aki e Texas che chiedono il cambio, ma Joe non ce la fa. Attenzione però, guardate, risponde molto bene, infatti prende Zoom, lo porta all'angolo, cambio per Texas Andrew amici, sì, torna Texas Andrew. È così, adesso si fa festa, è così, e si fa bella festa, i maschi alfa, dai, Enziguri Kick, grande Texas Andrew, che adesso rimette in piedi Zoom, e boom, concerto di pugni, olè, altro pugno. Poi dopo prende Zoom, sì, guardatelo, porta verso l'angolino, Texas Andrew, si scatena, oh mio Dio lo spiaccica, ancora Andrew, sì, prende Zoom, poi dopo cosa fa? Lo porta all'altro angolo, no, non ci credo, guardate, si avventa su di lui con questi bellissimi calci, poi dopo lo solleva per le gambe e lo bombizza al tappeto, Texas Andrew, davvero scatenato, guardate come si sbraccia dalla foga agonistica, il bel maschione alfa che adesso, guardate, vuole fracassare le gambe di Zoom, fa leva sul ginocchio, mio Dio, ma lo vuole fracassare in mille pezzi, porca miseria, oh mio Dio, che potenza di percosse, calci, olè, altro calcione, grande Texas Andrew che adesso prende Zoom e ancora calci, oh mio Dio, qua ragazzi per il V-Club mi sa che è il tempo della buonanotte, oh mio Dio, Enziguri Kick. Intanto Zoom prova a raggiungere l'angolino, ma qua Texas dice no carissimo, dove vuoi andare, eh? Vieni qui da zio Texas, vieni qui, eh sì, movimento di bacino, e poi dopo lo manda al tappeto, e poi ancora Texas, prende Zoom, se lo ingroppa, e lo manda al tappeto, grande Texas Andrew, che adesso prende il componente del V-Club, e ancora calci, boom, olè, che ci si diverte, olè, grande, Texas colpisce Tully, fuori dalle palle, pure Dena, sì, tutti fuori, che ci fate in mezzo, eh? Qua deve restare Zoom da solo, e infatti Texas Andrew, sì, lo tiene bello solo soletto, mette a segno la sua finisher, basta, è finita, 1, 2, no, Zoom salva la carretta. Non ci credo, la Texas Andrew rimette in piedi, basta, Zoom ha le palle piene, drop kick e manda al tappeto l'avversario, poi dopo c'è il cambio per Tully, bravo Tully che torna nel match, oh mio Dio, gomitata in caduta, Texas Andrew ancora lì, si sta rialzando e Tully ancora una volta lo colpisce, oh mio Dio, ancora Tully, sì che belle botte, no, ancora Texas Andrew, no, ancora Tully, drop kick e lo stand. Intanto ragazzi, Big Joe e Akibunjiro chiedono il cambio, ma qua ragazzi Tully, oh mio Dio, si scaraventa su Big Joe e lo butta fuori all'esterno del quadrato, che momento, porca miseria, che cattiveria, poi prende Texas Andrew, oh mio Dio, lo fa sbattere lì sul palo all'esterno del quadrato e poi dopo con questo calcione lo stecchisce, oh mio Dio, adesso li mette in piedi, ma Andrew dice basta, ma che cacchio vuoi fare tu, eh? Cosa vuoi fare, mingherlino, eh? E adesso, infatti, Texas Andrew dà il cambio ad Akibunjiro, il campione hardcore che torna nel match di giustezza. E guardate come continua
a colpire Tully. Sì, gli indebolisce le braccia. Lo sbatte da una parte all'altra. Mio Dio, poi adesso attenzione lo prende. Lo rimette in piedi, ma qua ragazzi Tully non ci sta a passare il contrattacco. No! Guardate Aki, bravissimo, che manda al tappeto il componente del V-Club. Poi dopo, attenzione, lo rimette in piedi, ma ancora Tully tenace. No ragazzi, ancora Kibujiro che adesso lo prende. Oh mio Dio, lo manda al tappeto. Poi dopo, non si accontenta di certo qua. Oh mio Dio, lo prende. Lo scalaventa verso l'angolino. Ancora Aki, sì, uppercut, mette seduto Tully. Balzetto, lì, sulla seconda corda. E poi European uppercut. Zoom è spesato, non ci capisce più niente. Ma qua ragazzi, Aki se lo acchiappa e continua a colpirlo. No, ancora Tully, ancora Tully. No, amici, ancora Kibujiro. Sbracciate, sbracciate, sbracciate. Oh mio Dio, ancora sbracciate qua ragazzi. Alexander Tully è in estrema difficoltà. Aki Bungiro lo sa, ora lo prende, lo rimette in piedi, ma qua signori Tully lo prende e lo spinge via. Eh sì, bravo Tully. Ancora si prosegue con queste botte. Adesso Tully prende Aki. Oh mio Dio, vertical suplex, vertical suplex. Poi dopo va la Big Joe, attenzione, va la Texas Endo, li butta fuori tutti. Non ci credo, non ci credo. Poi adesso prende Aki, lo rimette in piedi, ma deve ancora fare i conti col campione hardcore che lo prende. Oh mio Dio, lo manda al tappeto, lo manda al tappeto. Ancora Aki, sì, braccio teso. E ancora abbatte Tully, poi dopo lo prende, se lo sistema, ancora sbracciate, mio Dio. Oh mio Dio, ma che botte devastanti. Poi dopo lo prende, lo rimette in piedi. No, 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 mio Dio. Oh mio Dio, chokeslam, chokeslam, chokeslam. Poi dopo, attenzione, prova a colpire Dena, che però no, no, guardate come risponde il migliore dei modi. Lo colpisce dritto in testa. Aki Bungiro adesso è stordito, però guardatelo, è tenace con un colpo solo. Li fa fuori tutti, non ci credo. Poi adesso sistema Alexander Tully. Poi dopo guardate, attenzione, proprio una presa al braccio. Ma qua signori il componente del V-Club ne approfitta. Sì, colpisce Aki. Ancora Tully. Sì, ancora su Aki. Chop, chop, no! Aki, Aki, contrattacca. Oh mio Dio, lo prende. Back suplex, back suplex, back suplex. Adesso il campione hardcore prende il componente del V-Club, lo rimette in piedi e poi dopo, sì, 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 chokeslam, chokeslam, chokeslam ragazzi. Poi ancora, lo prende, lo rialza, mio Dio, oh mio Dio, la ghigliottina, no, no, Tully, 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 lo prende e lo spinge via, oh mio Dio, lo porta all'angolino. Poi dopo guardate cosa fa, attenzione, Alexander Tully, no, 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 no. Oh mio Dio, lo impila lì sul corner, porca di quella miseria. Ancora Tully, guardate, non si ferma certo qua, prende Aki, lo manda all'angolo e l'uva kick, e l'uva kick signori, e l'uva kick, e l'uva kick sbalorditivo. Poi dopo dà il cambio a Zoom che torna nel match. Attenzione, no, 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 attende Aki al varco. Oh mio Dio, punt kick, punt kick, non ci credo. E poi dopo c'è il cambio per Dena, che guardate, sì, sì, torna nel match, attenzione, guardate, attende al varco Aki. Oh mio Dio, spear, spear, è la fine ragazzi. 1 2, no, arriva Texas Andrew, Texas Andrew salva Kibujiro. Dena si mette le mani in testa, non se l'aspettava. E attenzione, adesso ho fatto una colluttazione tra Dena e Aki. No, Aki contrattacca e colpisce Dena. No ragazzi, Dena contrattacca e colpisce Aki. Poi adesso attenzione, lo prende, lo manda sulle corde. Deep Six, Deep Six signori, Deep Six. Poi adesso prende Aki, lo rimette in piedi. No, 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 attenzione, non ci credo. Last Ride Power Bomb, fantastica. Poi dopo va da Big Joe che lo butta fuori. Poi arriva Texas Andrew, no, Dena lo colpisce. Oh mio Dio, lo mette fuori gioco. Adesso attende la varco a Kibujiro. Attenzione, switch in music, switch in music ragazzi, switch in music, switch in music. Dena, 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 switch in music. Buonanotte. 1 2.
E Trevi Club trionfa a termini di un match davvero pazzesco. E adesso amici, mi stanno comunicando che The Oracle, Lars Payne, è pronto a recarsi sul quadrato per fare delle dichiarazioni, quindi prepariamoci tutti quanti a dargli il benvenuto. Dunque, signore e signori, diamo tutti quanti il benvenuto a The Oracle, Lars Allora, eccoci qua. Le settimane passano e di Mac non si sa nulla, neppure dei suoi stupidi amici Jason White e Scorpion. Onestamente, mi sto un po' annoiando. Mac, dato che tu dicevi di essere un grande campione valoroso, dovresti essere qui per combattere, no? E allora come mai è bastata una semplice aggressione per metterti fuori gioco? Te lo dico io, perché tu sei scarso. Tu non sei chi dici di essere. Il tuo regno è stato una pagliacciata, dato che hai conquistato il titolo come un codardo, incassando la valigetta ai miei danni dopo che io ero ormai sfinito. Perciò meritavi una bella punizione. Infatti, ora non hai più quel titolo. E sei ormai un uomo finito. Non ci credo, signori! Non ci credo! Non ci credo! Mac è tornato! Sì! Sì! Mac è qui! In
Incredibile, signori! Mac va subito all'attacco! Sì, colpisce subito Payne! Sì, grande! Il leader dei Predators adesso li mette in piedi l'oracolo! Prova una manovra che però no, viene intercettata da Payne, che però no, subisce ancora il contrattacco di Mac! Che ora lo trafigge con un calcio in rovesciata! Non ci credo, ragazzi! Non ci credo! Clamoroso! Ancora Mac! No, Payne stavolta contrattacca! Adesso prende il leader dei Predators, lo manda all'angolo, poi dopo no, ancora Mac! È tenace, reagisce, prende per un braccio Payne, che però no! Passa anche lui al contrattacco, adesso guardate che botte sta rifilando a Mac, che però no! Ancora passa al contrattacco nuovamente, poi dopo prende la Spain, lo solleva, mio Dio, vertical suplex, davvero devastante! Poi dopo Mac prende la rincorsa alle corde, attenzione, si lancia! Oh mio Dio, che ginocchiata poderosa sulla faccia di Payne. Ancora Mac, che non si ferma in certo qua. Prende Payne, che però no. Passa al contrattacco. Ancora una serie di colpi. Sì, che bellezza. Poi prende Mac, lo manda all'angolo. Attenzione, rincorsa di Payne. Oh mio Dio, che ginocchiata. Proprio lì, sulla schiena di Mac, che però adesso no! Riversa Lady Sweep, non ci credo, adesso guardate cosa fa! Prende Payne, lo colpisce, lo raggiunge lì sull'Epron, no! Oh mio Dio! Back suplex, proprio qua, sull'Epron! Fantastico, adesso leader di Predators, guardate! Prende Payne, lo riporta sul ring, sì, è pronto a continuare a colpirlo, sì, lo rimette in piedi, attenzione, prova! La stunner! Ma qua ragazzi, Lars lo evita! Attenzione per ancora Mac! No, che colpisce Payne! Attenzione! Diti a corto raggio! E lo fa stare giù! Mamma mia, signori, che momento davvero caotico! Adesso Mac prende Payne! Ancora stavolta la stunner va a buon fine! Grande Mac! Stavolta va a buon fine! Stunner! Poi dopo ancora rimette in piedi Payne! Sì, lo pesta per bene all'angolino, ma qua ragazzi Payne, basta, non ci sta, colpisce Mac. Oh mio Dio, German Suplex, lo manda al tappeto, intanto il leader dei Predators, guardatelo, è lì che si rifugia all'angolino. Sì, intanto Payne per la rincorsa, oh mio Dio, lo trafigge, ancora Payne. Oh mio Dio, ha steso Mac, porca di quella miseria, adesso guardate Lars, sale sul paletto, si lancia, oh mio Dio. Che tuffo su Mac. E qua ragazzi, mi sa che Mac è pronto a tornare in ospedale. Payne continua a colpirlo, ma qua ragazzi, Mac non ci sta e contrattacca. Poi dopo, no, ancora Payne gli sfugge via come un'anguilla. E guardate, continua a colpirlo. No, ancora Mac. No, ancora la Spain che non si ferma. Attenzione, prende Mac una ginocchiata e lo sdraia al tappeto. Ancora Payne si lancia. Oh mio Dio. Poi dopo guardate sulla situazione, poi sistema per bene Mac, no, oh! Mio Dio, che scarpata sulla faccia, porca di quella miseria, ancora Payne, lo rimette in piedi, ma qua ragazzi ancora Mac, che non ci sta, contrattacca, ancora Stunner, poi dopo lo rimette in piedi, sì, non ci credo, Predator, Buster, e la Spain è KO! Incredibile ragazzi, io non vedo l'ora di vedere un match fra questi due, una bella resa dei conti, incredibile. Ma adesso amici è tempo di passare al nostro main event della serata, titolo mondiale dei pesi massimi della Ring of Volto in palio. Da una parte abbiamo lo sfidante The 17 John Martin, mentre dall'altra abbiamo il campione in carica nonché il leader della Society, Mattia. Eccoci qua, andiamo in diretta amici, siamo giunti al nostro main event. Il seguente incontro è un 1-1 ed è valevole per il titolo mondiale dei pesi massimi della Ring of Volto. E il primo atleta a fare il suo ingresso è lo sfidante, lui è The 17 John Murphy. We'll be right back.
e il suo avversario è il leader della Society ed è il campione mondiale dei pesi massimi della Ring of Volto. Lui è Mattia. Ed ecco qua la schermata che ci ricorda che il titolo mondiale dei pesi massimi è in palio. E dunque vi ricordo che da una parte abbiamo lo sfidante, lui ed è 17 John Murphy. Mentre dall'altra abbiamo il campione in carica mondiale dei pesi massimi da Ring of Volto, il leader della Society, Mattia. Ed ecco qua che il campione consegna la sua cintura nelle mani dell'arbitro, che poi si reca dallo sfidante per mostrargliela, e poi si reca al centro del ring e l'alza. Il main event può avere inizio. E dunque ci siamo, l'arbitro inizia la contesa e Murphy parte subito all'attacco. Ma qua ragazzi, Mattia non ci sta e contrattacca. Sì, prende del 17, attenzione, tentativo di powerbomb. Oh mio Dio, lo manda al tappeto, che impatto, c'ho schienamento. Ma qua ragazzi, lo sfidante è tenace, si rialza subito al conto di zero e poi Mattia lo manda ancora al tappeto. Con un bel big boot adesso il leader della Society, guardate, prende il rivale, lo scaraventa all'angolo, no, gomitata di Murphy, no, Mattia che contrattacca, adesso scaraventa del 17 al tappeto, che violenza, poi dopo lo sistema per bene, scarpata, durissima sulla faccia, ancora Mattia, non si ferma, prende John Murphy per un braccio, attenzione, prova forse una sottomissione, ma qua ragazzi, lo sfidante ancora una volta si oppone, e si libera di Mattia, che guardate, ancora contrattacca. Poi dopo, no, ancora Murphy, prende Mattia, lo manda all'angolo, rincorsa, braccio teso, poderoso. Il leader della Society in questo momento è in difficoltà, del 17 John Murphy, lo rimette in piedi, lo colpisce in faccia. Ma ancora Mattia che contrattacca, adesso prende Murphy, attenzione, vertical suplex, lo manda al tappeto, del 17 intanto si rifugia nella zona dell'apron, Mattia, guardate, lo attende al varco, poi dopo la chiappa, oh mio Dio, lo riporta sul quadrato con questo bellissimo vertical suplex e poi lo trascina giù, va per lo schienamento, uno, niente da fare, ed è 17 John Murphy, si rialza e adesso Mattia, guardate, lo prende per un braccio, lo trascina al centro del ring e poi dopo no, 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 attenzione, oh mio Dio, se lo inzaina, si dà un powerbomb. Porca miseria, che dolore, che impatto devastante, poi una scarpata sulla faccia. Ancora Mattia, no, non ci credo, ripete la manovra, si dà un powerbomb ancora. Oh mio Dio, c'è lo schienamento. Ma qua ragazzi, John Murphy non ne vuole sapere per niente di restare al tappeto. Allora Mattia, guardate come continua ad infierire sul suo rivale, poi adesso guardate se lo inzaina. Oh mio Dio, coverage suplex, che potenza signori. Ancora Mattia, prende Murphy, lo rimette in piedi, poi dopo scaraventa all'angolo, rincorsa! Oh mio Dio, che forearm devastante! Adesso guardate i leader della Society! Mette a segno
la sua Spinebuster. 1, 2. No, The 17, John Murphy si rialza, ma chiarisce all'arbitro cosa? Quello era un 3, imbecille, conta più veloce. Però guardate Mattia, non si arrende, continua ad attaccare, manda all'angolo Murphy. Sì, guardate, adesso lo solleva per le gambe, attenzione. Oh mio Dio, lo fa cadere al tappeto, porca miseria. Poi guardate, ancora sistema l'avversario. Scarpata, violentissima sulla fascia di della Society, prosegue con tanta violenza. Ma qua signori, John Murphy ne ha le scatole piene, infatti prende Mattia, guardate, braccio dietro la schiena, guardate che manovra articolata, un Russian leg sweep davvero molto molto particolare. De Seventina adesso mette in piedi Mattia, oh mio Dio, lo colpisce con questo forearm, che botta. Ancora De Seventina che non si ferma in certo qua, adesso prende il leader della Society, lo manda nella zona dell'apron e poi dopo con un pugno, mio Dio, lo fa finire all'esterno del quadrato. E adesso siamo qua fuori ragazzi, fuori dal ring. E Mattia, viene scaraventato con un sacco di patate al tappeto da Murphy, che ancora, guardate, lo prende, lo porta nella zona della barricata. Poi dopo che fa? No, no, mio Dio, The 17, John Murphy sfonda la barricata, porca miseria, che impatto devastante. Il pubblico grida this is awesome. Ragazzi, questo main event è davvero pazzesco. Vi ricordo che in palio c'è il titolo mondiale dei pesi massimi della Ring of Volto. Guardatevi il replay intanto, bellissimo. Intanto l'arbitro è arrivato al conto di 4 e 17 John Murphy torna sul ring e poi dopo ne riesce, quindi l'arbitro è costretto a ripartire da capo con il conteggio. Adesso il beniamino del pubblico prende Mattia e lo spiaccica contro il tavolo dei commentatori, porca miseria. Poi adesso guardate, lo riporta sul ring e qua De Seventine è pronto a proseguire con le botte, guardate, continua ad infierire sulla schiena del campione. Oh mio Dio, che legnate devastanti, guardate Mattia è lì che soffre e qua De Seventine, John Murphy continua a legnarlo. Oh mio Dio, sempre là sulla schiena. Poi guardate, sì, sì, cerca il consenso del pubblico e adesso prende il campione. No, non ci credo. Guardate, lo accomoda lì, sulla seconda corda. Silver Spoon DDT, ragazzi, in arrivo. Eh sì, Murphy lo prende e lo tira giù. Porca miseria, che impatto. E qua, ragazzi, Murphy prova a chiudere, c'è lo schienamento. 1, 2. No, 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 no. Niente da fare, signori. Colpo di reni da parte di Mattia. Allora Murphy, guardate, lo prende di gran carriera, lo manda all'angolo. Rincorsa, no! Gomitata di Mattia! Gomitata di Mattia, che adesso con un body slam lo manda al tappeto. E guardate, inizia a colpire Murphy lì nella zona della spalla. Porca miseria. Oh mio Dio, che potenza ripercosse. Adesso leader della Society prende Murphy, oh mio Dio, e lo butta adesso nel quadrato. Porca miseria, che violenza. Adesso prende The 17, guardate cosa fa. Oh mio Dio, lo lancia al tappeto con un sacco di immondizia. Poi guardate, lo accomoda lì sulla barricata e poi dopo no, 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 pure Mattia vuole sfondare la barricata e infatti si schianta proprio lì. Il pubblico che continua a gridare this is awesome. Porca miseria ragazzi, che spettacolo. Altra barricata sfondata, stavolta da parte del campione mondiale dei pesi massimi. Intanto l'arbitro prosegue col conto, arrivato a 4. Mattia torna sul ring e poi dopo ne riesce. The 17, John Murphy è lì martoriato. Mattia lo prende, lo rimette in piedi e guardate, continua a infierire. Oh mio Dio, che suplex, veramente incredibile. Intanto l'arbitro è arrivato al conto di 3, prosegue col conteggio e Mattia torna sul quadrato. The 17, John Murphy, guardatelo, è lì stremato, non ce la fa più, si vede. E infatti il leader della Society continua a infilire con questi sganascioni. Oh mio Dio, ancora Mattia senza alcuna sosta. Adesso rimette in piedi Murphy. Guardate. Oh!
Che braccio teso del 17, però guardate, prova a rialzarsi. Allora Mattia si affretta, lo rimette in piedi, una chop. Poi dopo trascina il suo avversario per un braccio verso il centro del ring. Uno stomp, poi dopo guardate, se lo inzaina. No, 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 ancora un gavrench suplex. Oh mio Dio, oh mio Dio, ancora leader della society, che adesso ancora infiorisce con questo big boot. Poi dopo rimette in piedi The 17, braccio teso, e lo manda al tappeto. Intanto Murphy, guardatelo, rotola fuori esausto. Mattia lo insegue. No, 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 oh mio Dio, gavrench suplex pure all'esterno del quadrato. Che violenza inaudita e soprattutto che potenza. Ancora Mattia, rimette in piedi The 17, lo attende al varco. Guarda, John Murphy è ferito alla testa, e Mattia, oh mio Dio, lo manda al tappeto con la sua spine buster. Ancora leader della society, rimette in piedi The 17, poi dopo che fa? No, no, tira fuori una delle sue finisher. Oh mio Dio, che botta! È finita. 1 2. John Murphy si rialza per il rotto della cuffia. Non ci credo, non ci credo. Allora Mattia lo prende, lo rimette in piedi. Eddie Sheep, no, 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 John Murphy non ci sta, John Murphy non ci sta. Una serie di stomp, e poi dopo sì, una bella scarpata sulla bocca dello stomaco. Sì, sì, pressa proprio lì dove fa più male. E ancora The 17, rimette in piedi il suo rivale. No, ancora Mattia che contrattacca. No, ragazzi, ancora John Murphy. Boom, un bel pugno sul leader della society. Ancora Murphy che non si ferma, prende Mattia, lo manda sulle corde. Mio Dio, che braccio teso. Mattia cerca di raggiungerle, ma qua Murphy dice: no, bello, dove vuoi andare, eh? Dove vuoi andare? E infatti lo scalaventa all'esterno del quadrato. E qua, ragazzi, mi sa che la battaglia prosegue nel migliore dei modi. Guardate John Murphy che prende Mattia, oh, lo lancia contro le transenne del pubblico. Porca miseria. Poi ancora The 17, prende leader della society, lo manda sulla barricata. Poi dopo Mattia, basta, non ci stai, contrattacca. No, ancora Murphy che con grande energia lo riporta sul quadrato. L'arbitro intanto adesso interrompe il conteggio. Entrambi gli atleti sono di nuovo sul ring. The 17, guardate come infierisce un ginocchiata sul cranio del campione. Ancora Murphy, di nuovo ginocchiata. The 17 però non si ferma. Oh mio Dio, ancora un'altra ginocchiata. Il pubblico, guardatelo, è teso, è concentrato per questo momento davvero incredibile del match. Adesso The 17 prende Mattia, guardate cosa fa. No, 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 oh mio Dio, ma che bello, ma che bella manovra ha fatto The 17, John Murphy, che adesso si inzaina il campione. Poi dopo guardate, oh, pure una manovra spezza stomaco, e poi dopo si lancia su di lui di schiena. Oh mio Dio, che botta, che botta. Poi Mattia riversa le sweep, mette all'angolo Murphy. Adesso la situazione si ribalta, e sì, adesso l'ossidante viene caricato lì sulla cima del paletto. Mattia adesso, guardate, il suo sistema per bene, lo avviglia là dietro, e poi dopo, no, no, mio Dio, un super back suplex. Guardate il campione che si tocca la schiena. Oh mio Dio, adesso rimette i piedi 17, che però basta, non ci stai, contrattacca, braccio teso. Sì, sì, e Mattia va fuori, e Mattia va fuori. E adesso John Murphy, sì, lo prende, boom, lo spiaccica sul tavolo dei commentatori. Poi non si accontenta, no, lo manda pure sulla barricata. Adesso Murphy è pronto a sfondarne un'altra. Guardate il sangue, oh mio Dio, oh mio Dio. Ancora il pubblico che grida This is awesome. Questo main event, ragazzi, è davvero fantastico, sembra veramente infinito. Questi due continuano a darsi di santa ragione, potrebbero forse farlo anche in eterno. Oh mio Dio. The 17, John Murphy intanto torna sul quadrato e poi ne riesce, perché vi ricordo che il titolo non passa di mano per count out. Allora Murphy prende Mattia, lo afferra per la nuca, come a dire: vieni qua, che tanto tu non rimani qua fuori, perché io
ti riporto dentro. E infatti, The 17 John Murphy adesso rimette in piedi il campione, guardate, lo osserva con estremo odio, poi dopo se lo carica sulle spalle. Oh mio Dio! Oh mio Dio! 1%, la finisher è finita. 1, 2, no! No! Mattia! Mattia si rialza, non ci credo. Allora Murphy, guardate, lo carica lì, dall'altra parte all'angolino, e inizia a colpirlo. Ma qui Mattia non ci sta e contrattacca, adesso è lui che mette all'angolo dei 17. Incredibile, poi dopo attenzione, lo prende per le gambe. No, 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 no! Oh mio Dio, riversa la Banana Slam, spettacolare. E adesso il leader della Society, guardate cosa fa, che manovra articolata con la quale prende Murphy. E poi dopo, no, no, faccia in terra. Porca miseria, che potenza di percosse. Ancora Mattia che adesso continua ad infierire, stavolta sul ginocchio sinistro dello sfidante. Porca di quella miseria. Adesso guardate, se lo inzaina. No, 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 no. Oddio, ancora Gavrench Suplex. Ancora Gavrench Suplex del campione che la prende Murphy. Attenzione, lo manda sull'apron. Boom, bel pugno. E lo fa finire fuori. Incredibile. Adesso leader della Society, guardate, non si ferma certo qua. Prende Murphy, lo accomoda sulla barricata. E poi no, Mattia replica ancora. Ne ha sfondato pure lui due con ora. Incredibile. Incredibile. E il pubblico ancora che grida this is awesome. Oh mio Dio. Oh mio Dio, il pubblico al termine di questo main event tornerà a casa senza voce. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Porca miseria! Intanto l'arbitro è arrivato al conto di 4. Mattia torna sul quadrato. Poi dopo ne riesce. Adesso prende il 17. Lo rimette in piedi, oddio! Oh mio Dio! Spinebuster adesso nel quadrato, poi prende Murphy, che botta, e lo fa spattere con la faccia contro il palo esterno del quadrato. Poi dopo lo prende, attenzione, lo manda sulla barricata del pubblico. E poi dopo guardate, lo solleva. Oddio, ancora gli fa spattere la faccia, sempre lì sulla barricata. E adesso lo riporta sul quadrato. Murphy, ragazzi, è messo davvero malissimo. Oh mio Dio, Mattia lo rimette in piedi, continua a colpirlo, ma The 17 basta, non ci sta in contrattacca. Bravo Murphy. No, ancora Mattia. No, ragazzi, che spettacolo. Ancora Murphy con questo sgambetto che manda al tappeto il campione. Poi dopo lo rimette in piedi. Olè, back suplex, bellissimo. Adesso The 17, guardate, sistema per bene Mattia. Sì, una bella scarpata in faccia. Sì, sì, e poi dopo pressa ancora con la scarpa sulla bocca dello stomaco del campione. Bravo Murphy, così si fa, così, 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 con questi bellissimi stomp. Oh mio Dio, ancora il beniamino del pubblico che adesso prende Mattia. Sì, lo porta lì sull'angolino. No, gomitata di Mattia che contrattacca. Attenzione, presa al braccio. No amici, ancora The 17 che adesso, guardate, continua a colpire Mattia, che però no, basta, non ci sta in contrattacca. Ancora Mattia. No amici, ancora Murphy. No, ancora Mattia. Mattia, Mattia, Mattia. Sì, la chiappa per le gambe Murphy. Riversa la Bama Slam. Boom, che botta. E guardate intanto l'arbitro dice a Mattia: oh, aspetta un attimo che devo controllare le condizioni del tuo avversario, perché mi sa che non è più in grado di combattere. Ma qui Mattia dice: ma chi se ne fotte, ma chi se ne frega, io sono il campione, cazzo me ne frega a me, io devo difendere questo titolo e lo faccio a costo di fracassare il cranio. E quindi Mattia continua a infierire, si dà un powerbomb, adesso rimette in piedi lo sfidante. No, Murphy riversa le sweep e poi dopo con un pugno manda le sono nel quadrato il campione. Poi dopo guardate, sì, si continua a proseguire con queste botte violentissime. Ancora una bella scarpata sullo stomaco. The 17 però non si ferma, guardate, prende Mattia, lo scaraventa al tappeto. In corsa di Murphy. Oh mio Dio, che gomitata. Ancora Murphy, ancora gomitata. Intanto l'arbitro è arrivato al conto di 5. Attenzione, perché i due rischiano un doppio count out. Mio Dio, Murphy, guardate come si diverte a schiantare la faccia di Mattia.
sul palo estremo del quadrato. Mio Dio, intanto l'arbitro è arrivato al conto di 7. The 17 prende il campione mondiale, lo riporta sul quadrato e dunque si può proseguire con le botte. Eh sì, amici, Murphy adesso prende Mattia, attenzione. No, non ci credo ancora, si due spunti di T. No, no, mio Dio, lo prende. Sì, sì, sì. Boom! E lo tira giù. E lo tira giù. Murphy si guarda intorno come a dire sì. Così, così, bisogna proseguire su questa strada. E allora The 17 sale sulla seconda corda. Mio Dio, si lancia, no! No! No, Mattia alza le ginocchia. Spinebuster! Spinebuster! Oh mio Dio! Il campione adesso! Guardate come colpisce Murphy! No, Murphy colpisce Mattia! No, Mattia colpisce Murphy! No, Murphy colpisce Mattia! No! Mattia colpisce Murphy ancora, Spinebuster! Oh mio Dio! Che potenza di percosse! Adesso il campione! Rimette in piedi Murphy! No! No! La pedigree! Basta! È finita! È finita! C'è lo schienamento! Uno! Due! No! 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 Murphy si rialza! Non ci credo, ragazzi! Allora Mattia lo rimette in piedi! No! The 17! Ancora! Sì! Sì! Guardate come contrattacca! Sì! Una serie di stomp! Poi dopo, guardatelo! Non si ferma lo sfidante! Non si ferma! Sei sul paletto! Oh mio Dio! Frog Splash! Frog Splash! Ancora Murphy! Guardatelo! Sì! Ancora carichissimo! Sei sul paletto! Attendi al varco! Mattia! Sì! Sì! Ancora Frog Splash! Ancora Frog Splash! Adesso Murphy, guardatelo come si carica! Sì, sì, si carica e adesso prende il campione. Sì, lo porta ancora lì. Sua seconda corda lo attende come si fa col bucato e ancora lo tira giù. Dai, sì, sì. Bravo Murphy, bravo Murphy. Il pubblico è tutto dalla sua parte. Murphy lo sa e infatti adesso è il suo momento. Dai. Per una gamba di Mattia e gliela colpisce. Sì, poi uno stomp. Ancora Murphy, non ci credo. Sale lì sul paletto e poi dopo, oh mio Dio, va vuoto con la Frog Splash. Però ragazzi, non demorde, rimetti in piedi Mattia, che però no, adesso approfitta del momento. No, no, Body Slam me lo manda al tappeto, incredibile. E poi dopo uno stomp sulla faccia, porca miseria, ancora leader della Society. Rimetti in piedi Murphy, che però no, passa al contrattacco, lo manda nella zona dell'Epron. No, non ci credo, Mattia con un roll up lo blocca. Uno, no, John Murphy si rialza all'1. Però Mattia lo attende al varco, prova un big boot. No, Murphy prova a beffarlo da dietro, ma ancora Mattia che ribalta tutto. Oh mio Dio ragazzi, il campione adesso prende Murphy, ancora Spinebuster. Oh mio Dio, ancora Spinebuster. E qua ragazzi, sono guai per Murphy. Mattia lo rimette in piedi e continua a colpirlo. The 17 barcolla, guardatelo, è stremato. Mattia, oh mio Dio, che impatto devastante. Ancora il leader della Society prende Murphy, lo manda all'angolo. Mio Dio, forearm in rincorsa, poi guardate, si avventa sul beniamino del pubblico. Pugni, pugni, pugni sulla faccia. Oh mio Dio, The 17 John Murphy forse non ce la fa più, ragazzi. Ancora Mattia che prosegue. Oh mio Dio, con questa buona dose di botte. E non si ferma più il leader della Society. Oh mio Dio, basta, basta, basta. Oh mio Dio, guardate ancora, colpisce Murphy, poi dopo se lo inzaina. Attenzione, oh mio Dio, Gavrench suplex, ancora l'ennesimo di questo match. Basta, adesso raccoglie da terra il suo avversario. Spinebuster, no, 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 riversato in DT da Murphy. Grande Murphy, grande Murphy. Sì, sì, prende Mattia. No, Mattia su scuola di dosso. Poi dopo, guardate, lo rimette in piedi. Ancora Mattia, sì, prende Murphy. Guardate, attenzione. Oh mio Dio, che suplex. Porca di quella miseria. Il campione, ancora rimette in piedi Murphy, che però no. Basta, contrattacca e adesso si ancora prende il leader della Society. Sì, ancora lì sulle corde. Guardate Mattia, è ferito lì sulla fronte. Porca miseria, oddio, ancora si due fondi di T. Oh mio Dio, Murphy, guardatelo, è indemoniato.
Sì, è questo lo sguardo giusto, è questo lo sguardo giusto. Marti è concentrato, così si fa, così bisogna fare per vincere. Bene Mattia, oh mio Dio, 1%, e lo manda al tappeto. Ancora Marti, guardate, sì, ancora 1%. Eh sì ragazzi, eh sì, adesso Murphy, guardatelo, è lì, è carico, sei sul paletto, indica il suo avversario, si lancia, oh mio Dio, frog splash, adesso prende il leader della society, sì, una bella reshift, lo manda all'angolino, guardate adesso Murphy, sì, si dice a Mattia per bene, lo lascia lì coricato sull'angolino. Murphy lo attende al varco, e qua ragazzi è il momento della sua Panama Sunrise, è finita, abbiamo un nuovo campione, 1, 2, no, oddio, oh mio Dio, Mattia, si rialza ancora, allora Murphy continua a colpirlo, no, il leader della society contrattacca, Spinebuster, no, Murphy ribalta tutto, sì, ancora le 17, bravo Murphy, Irish Whip, no, rivestato da Mattia, attenzione Murphy, però lo evita, attenzione, oh mio Dio, Murphy alla meglio in questo scontro ravvicinato. Oh mio Dio, braccio teso, e mette in piedi della society, che però no, da terra contrattacca, no amici, ancora le 17, il pubblico va in estasi totale, guardate Murphy, sì, acchiappa Mattia, poi adesso si sistema per bene, sì, guardate come aveva fatto inizio match, una Russian leg sweep veramente ultra articolata e modificata per bene, ancora Murphy, per Mattia, lo manda all'angolo, rincorsa, braccio teso, sì, così si fa, ma ancora Mattia che non ci sta, Spinebuster, oh mio Dio, poi rimette in piedi Murphy, vuole chiudere, no, The 17 non ci sta, e allora prende Mattia, sì, non si arrende lo sfidante, oh mio Dio, lo appende lì, sulle corde, così si fa, adesso Murphy, prende Mattia, lo manda all'angolo, ha provato la Panama Sunrise, ma qui Mattia, Mattia dice no, stavolta non mi freghi, stavolta non mi intrappoli nella tua finisher, e infatti lo scaraventa con questo belly to belly suplex dall'altra parte, e poi Spine Buster, ancora il campione mondiale, rimette in piedi Murphy, lo colpisce, e qua ragazzi, pedigree, e c'è lo schienamento, 1, 2 e 3, Mattia rimane il campione mondiale dei pesi massimi della Ring of Honor, grandissima vittoria. E dunque amici, su queste immagini si chiude qua questa edizione davvero pazzesca di Hunting Ground. Grazie mille a tutti quanti per aver partecipato e vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo episodio che sarà a data da destinarsi. E sì amici, perché settimana prossima uscirà WWE 2K22 e quindi vi chiediamo di aspettare qualche settimana il tempo che io e l'editor possiamo ricreare l'intero roster per ripartire nel migliore dei modi con la seconda parte di stagione di Ring of Honor. Per adesso è tutto, grazie di cuore a tutti quanti per averci seguiti finora e quindi ci vediamo molto presto su WWE 2K22, viva la Ring of Honor! Ciao!